Carissimi, buonasera, benvenuti a questa puntata specialissima delle dirette di Music Off, un'altra di quelle puntate dove facciamo un focus su un super argomento con vari ospiti, diciamo è l'alternativa alle serate con l'artista focus su di lui. E sarà una serata pazzesca perché adesso ve lo farò raccontare bene da Salvatore, che è lui che ha organizzato questo evento. Io non sarei stato assolutamente in grado di fare una cosa così. Abbiamo portato per parlare di questo tema di questa sera il gotha del mondo musicale professionale italiano, una gran parte di loro, e sarà veramente un'esperienza pazzesca. Mettetevi comodi perché stasera si esce cambiati da questa serata. Intanto vi do un po' di saluti come sempre. Ciao Sergio66, buonasera. Ciao Noemi Terrasi, buonasera. Ciao Vincenzo Ceraso, buonasera. X The Creative, questo titolo mi preoccupa, da amante del vinile. Bravo, vedrai che ti piacerà. Ciao Blue Wind, buonasera. Ciao Amudi Safa, mi mancava la tua voce, sì, soprattutto quella dell'altra settimana che c'avevo la raucedine, stavo proprio un po' così, mi ho piegato. Però sono vivo ancora. Massa, ciao Luca Massa, buonasera. Ciao Lorenzo Sean, buonasera. Ciao Loris, buonasera Thomas, buonasera Music Off Family, buonasera a te. Dai, adesso ci avrai più tempo per dedicarti ad ascoltare per qualche settimana, da quello che ho letto. Foffo Bianchi, sommo italiano, Amudi Safa, infatti. Ciao Paolo Caidi, buonasera. Argomento top. Sì, stasera ragazzi, vedete, sarà una serata altro che catartica, ostodomantica proprio. Ciao Marco Zaio, buonasera. Ciao Dario Bittu, buonasera. Ciao Max CGJ, buonasera. Eh sì, mannaggia tutto. Vabbè, da quelle sono occasioni per prendersi un po' di tempo, Loris. Vedrai che ci sarà pure modo di goderselo questo tempo qua. Intanto scusate che controllo sempre in questi minuti, mentre vi saluto, controllo che sia tutto a posto a livello di streaming, di connessione, eccetera, eccetera. E bene, allora io intanto, mentre chiacchieriamo, mi porto dentro il mio brother Salvatore per un salutino e tra 55 secondi poi vi presento la puntata. Eccoci! Ciao Salvo, grande! Buonasera, buonasera a tutti, finalmente, erano mesi che programmavamo, annunciavamo e facevamo piccoli spoiler di questa puntata ed eccoci finalmente qua. Tutti confermati, questa è stata una magia incredibile. Io voglio ringraziare sin da ora tutti i nostri ospiti perché sono tutti professionisti, comunque gente che ha le giornate abbastanza occupate nonostante il periodo, e ce l'abbiamo fatta esserci tutti e quindi sono veramente felice. Tu non lo sai ma abbiamo uno secret guest che non conosci. Guarda, io ci arriverà in faccia in mente 2, 3, 4, 5, 6, 7 secret guest che potevano arrivare, quindi comunque voglio rassicurare gli amanti del vinile. Questa sera non sarà una serata in cui ci schiereremo una parte dall'altra perché siamo tutti grandi appassionati del vinile, ma siamo anche tutti, cioè sono loro, gente che lavora con tutti i mezzi attuali e moderni, e siamo, questo lo posso dire, gente che anche ascolta con tutti i mezzi moderni a disposizione. Aspetta che è finito il timer, partiamo. Eccoci, dai, adesso siamo più comodi, eccoci. Beh, sì, in effetti è così. Aspetta che ti sono un po' ciao Egidio Perduca, grandissimo. Ciao l'originale, cioè Nick è fantastico, sei un genio. Dice, ricordo Peter Gabriel in un'intervista in cui parlava delle difficoltà nel gestire la scaletta proprio a causa del vinile. Stasera ne sentirete di cose sugli artisti. Oh, una cosa fondamentale prima di partire, scusami Thomas, sentiremo un attimo. No, era proprio quello che ti volevo chiedere. Fai un cappello introduttivo, ecco. Sì, allora faccio il cappellino introduttivo. È una cosa fondamentale. Sicuramente noi cercheremo di rispondere a più domande possibile, però gli argomenti sono tanti. Sicuramente non ce la faremo rispondere a tutti. Quindi, siccome soprattutto YouTube, se ci state guardando lì, comunque finita la diretta, queste, diciamo, le domande che girano nelle chat, purtroppo è stupido YouTube e le perde. Io vi prego, se non abbiamo risposto alla vostra domanda, vi prego mettete un commento sotto il video YouTube e io passerò domani e i prossimi giorni, e spero anche i nostri ospiti, a rispondervi alle domande via scritta eventualmente. Non siamo riusciti stasera, questo ci tengo tanto perché saranno sicuramente tantissime le domande specifiche e voglio che tutti abbiano una risposta. Introduzione alla puntata. Allora, questa puntata come nasce? Nasce da un'idea che io ne ho parlato con due persone nello stesso periodo. Sono tutte e due persone che sono invitate a questa puntata, ovviamente. Uno è Marco Fullone e l'altro è Piero Sturla. Con Marco abbiamo già fatto una diretta, se l'avete seguita, abbiamo parlato di 3 dischi per lui molto importanti e progettavamo, appunto, lui stesso progettava e progetta, penso ancora, di fare una diretta sul suo canale a proposito, appunto, del vinile, del CD, della tecnologia annessa, eccetera. Con Piero poi ci siamo sentiti telefonicamente, una telefonata che in realtà era partita per tutt'altri motivi, un po' per sentirci, un po' per magari progettare qualche nuova serie da fare su Music Off, eccetera. Dopodiché abbiamo intrapreso il discorso, appunto, dei dischi in vinile, di tutto quello che ci gira intorno, di tutte le problematiche che ci girano intorno a livello di dicerie, e questa telefonata io penso sia durata, non mi ricordo se 1:52, 1:53, dai, una roba, io ero giù qui nel giardino del palazzo, è veramente volata, ve lo dico, questa telefonata, nonostante sia durata tanto. Bene, allora, qual è il grosso, il tema? Il tema è, stasera non decideremo cosa è meglio ascoltare, ve lo dico subito, non ci sono domande tipo è meglio il vinilo, è meglio il CD. Io ho fatto un articolo, se Thomas già intanto lo vuol passare in chat, che si chiama La grande bufala del CD contro il vinile, in cui ho detto la mia su questo discorso, dicendo che è proprio, a prescindere che la domanda è un po' stupidina, a mio parere, perché tutto va apprezzato nella giusta misura e soprattutto non bisogna tanto giudicare il contenitore quanto il contenuto. Perché dico questo? Perché alla fine quello che fa la vera differenza quando ascoltate un disco è come questo disco è stato prodotto, in qualunque formato esso sia, la storia che si porta dietro e la componente umana che è stata messa dentro questo disco. Altrimenti, come dico sempre, è semplicemente come offrire la carne in scatola su un piatto d'argento, ma il piatto sarà anche d'argento, ma la carne in scatola resta carne in scatola. Quindi non è un discorso di limiti, di numeri, eccetera, è un discorso che all'interno di tutta questa branca di numeri, limiti, scienza, matematica, eccetera, quello che però è stato fatto a livello artistico ed umano, questo è l'importante. Il disco in vinile è un formato che sicuramente obbliga a prenderti del tempo. Prenderti del tempo in tutto il suo processo, cioè nel processo di produzione, che è veramente complesso ancora oggi e richiede tanti passaggi e tante attenzioni, si può sbagliare veramente, è un po' come la carbonara, no? A volte me la puoi sbagliare in un attimo, e prenderci del tempo per ascoltarlo, per il sistema di riproduzione, per l'attenzione che noi mettiamo, per la cura dell'oggetto, che come ho detto in quell'articolo è un contenitore di arte, non di mele al mercato. Quindi stasera cercheremo di fare un po' di chiarezza su quelle che sono un po' le dicerie che si sono alimentate tipo gioco del telefono, perché il vinile è disco in vinile, se dico il vinile poi magari c'ho il Grammarnazzi del vinile che mi dice che si dice disco, è giusto, ha ragione. Si sono alimentate perché è tornato un po' di moda. Ora, questa cosa è anche veramente troppo esagerata, perché se voi andate a guardare i dati, lo streaming occupa tanto così e il vinile tanto così. Ma in questo ritorno si sono un po' per una conquista di un pubblico giovane non avvezzo, un po' chi lo ha vissuto tanti anni fa, però già 30 anni fa, 35 anni fa ha cambiato totalmente modo di fruire la musica. Diciamo, ci sono tanti concetti che stanno tra il vecchio e il mal esposto, mal capito, i dischi sono rumorosi, è solo una moda, costano troppo, non esistono i nastri originali, se il master è digitale allora suona come il CD, tutta una serie di cose che si sono alimentate. Noi stasera, con 5 grandi ospiti che ne sanno una caterba più di me, cercheremo di dare qualche risposta precisa. Bene, che spettacolo. Scusa, ho premuto ma non ho smutato il microfono. Sono riuscito anche a farla tutta gonfiata. Sì, sembravi in apnea, però ho detto ce la farà prima di schiattare. Ho messo qualche virgola ogni 20 km, diciamo. Esatto, il mazzo di virgole tirato a mezzo proprio. Sì. Bene. Bene, allora intanto tutti i benvenuti che siete arrivati adesso. Cari amici, se siete su Facebook, io vi invito sempre a vedere la diretta su YouTube o su Twitch, Twitch è il canale twitch.tv/musicoffcommunity, YouTube è uguale youtube.com/musicoffcommunity per potervela vedere meglio, sentire meglio e a poter anche commentare, perché i commenti tramite Facebook purtroppo non ci arrivano più nella chat che vedete qui a fianco al video. Niente, non ne farò mai, è da quell'altra parte. Okay. Sempre pure io, guarda. Bene, allora direi che abbiamo fatto una bellissima introduzione. Ogni tanto poi ricordiamo alcune cose e andiamo a presentare tutti i nostri ospiti in ordine sparso: Mr. Foffo Bianchi, Silvano Ribiera, Marco Fullone, Andrea Pellegrini e... Tiè, guarda che gruppetto. Buonasera a tutti. Che squadrone. Grazie della presentazione. No, grazie a voi di essere qua stasera, grazie veramente di cuore, perché insomma avervi tutti qua per me è veramente un piccolo sogno, perché cioè, con tutti voi abbiamo fatto delle cose, ma avervi tutti insieme è il regalo è per me stasera, e anche per tutto il pubblico, ma soprattutto per me. È un autoregalo questo che mi sono fatto. E ringrazio ovviamente sia Marco che Piero per quella lunga telefonata che ho detto prima, per aver insomma partorito questa idea insieme. Ovviamente dopo la diretta ci divideremo anche gli oneri di questa cosa, sappiatelo. Volentieri. Bene. Allora, iniziamo. Salvo, lancia il primo tema. Avere una carrellata di pareri di tutti su questa cosa che ho detto, cioè che intanto vorrei capire qual è il vostro rapporto ad oggi con i dischi in vinile. E vorrei anche da voi un commento su questa cosa del prendersi del tempo e della componente umana che c'è dietro un vinile, a partire, magari, ecco, chi è più dentro anche tecnicamente, anche a partire da quella figura che esiste praticamente solo nella filiera del vinile, che è il tecnico del cosiddetto cutting, che riveste una importanza fondamentale. Però partiamo prima di tutto da quello che voi umanamente pensate di questo mondo, ieri, oggi e domani magari. Guarda Salvo, vai anche in autonomia, diciamo, a chiedere, diciamo, soprattutto sulle domande a giro, chiama tu e io li metto nel posto giusto per poter parlare eccetera, così ci teniamo, perché immagino che c'hai anche un'idea generale di alcuni temi sono più dedicati a qualcuno, alcuni dedicati più a qualcun altro. Allora, tu chiama e io sono il tuo braccio stasera, vai. Questo ovviamente è dedicato a tutti questo tema, perché è un tema di introduzione, quindi io sfrutterei il buon vecchio ordine alfabetico che mi salva la pelle sulla scelta, quindi partirei con Andrea e via andare. A partire proprio da me, così? A freddo. Allora, intanto grazie per l'invito. Di strappo. Io veramente mi tengo nelle grandissime retrovie, perché il mio rapporto col vinile è un rapporto da ascoltatore fondamentalmente, che poi ho avuto la possibilità e la fortuna di approfondirlo, diciamo, da entrambi i lati. Diciamo, sto parlando un po' con il peccato originale addosso, perché Salvatore, ho creato un mostro, forse quel giorno era meglio se stavo zitto, perché ho avuto veramente la brutta idea di... come posso dire, instradarlo al mondo del vinile, e poi ho scoperto appunto che ho innescato, forse facevo meglio a proporgli qualche droga, non lo so, perché è stata una cosa abbastanza... Avrebbe speso meno soldi. Sì, lo stavo per dire io. Mi sento un po' in colpa, sinceramente. No, a parte gli scherzi, sono molto felice. Riguardo il mio parere, sono molto d'accordo su quello che... Scusami Andre, ti devo fermare, perché c'è un commento per te che è molto circostanziato in questo caso. Accetto. E Valeria è la moglie di Salvo, quindi c'ha tutte le ragioni a incazzare. Infatti è per questo che ho detto, cioè, che mi sento un po' la coscienza di Giuda, ecco. Detto questo, hai toccato secondo me il punto dove si apre e si chiude l'argomento, cioè è un supporto che ti chiede tempo, ti chiede attenzione prima, durante e dopo, fondamentalmente. Ti chiede attenzione nella preparazione, nel settaggio, come posso dire, nella gestione sia dell'apparecchio che del modo, appunto, dalla scelta dei componenti, eccetera, eccetera. Ti chiede attenzione sull'ascolto, perché solitamente quando metti giù la puntina non fai avanti, indietro, skip, sento mezzo pezzo, passo a quello dopo, ma cerchi appunto di rispettare l'ordine e appunto il tempo necessario. E poi appunto anche il dopo, semplicemente il vinile non è che prendi e lo butti da una parte come si faceva con i CD, o appunto in una maniera un pochettino più inconsistente, che potrebbe essere quella dello streaming. Quindi questo è il mio punto di vista principale, ecco. Super, grazie Andrea. Facciamo dunque prossimo F, Foffo. Vai Foffo. Foffo, giustamente. Che dire, io se devo parlare del rapporto tra me e il vinile, praticamente è come parlare di una storia, perché praticamente la mia vita professionale l'ho vissuta attraverso la storia del vinile. E per cui il mio rapporto continua a essere molto viscerale con il supporto. E perché? Perché mi richiama, è come rivedere un film dove praticamente ripercorro tutta la storia, sia da un punto di vista tecnologico, ma soprattutto da un punto di vista musicale. E mi fa ancora riflettere su quanto incideva praticamente la progettazione umana rispetto a quello che era la progettazione tecnologica di allora. Cioè il vinile era la conseguenza di quello che era un progetto che veniva instaurato ad hoc, perché pensare di andare a fare un disco allora non era una cosa semplice, richiedeva un sacco di presupposti e il rispetto di certi protocolli, senza il rispetto dei quali non si poteva accedere, non si poteva manco aprire la porta dello studio. Cosa è, chiaramente poi si è molto semplificata ed è diventata praticamente vana con tutto l'avvento del supporto digitale. Dal momento che i dischi ormai uno se li fa in casa, pensare che in casa allora non si faceva nemmeno un provino per la forte voce, questo mi fa riflettere e mi fa pensare che io veramente o sono l'ultimo dei moicani o ho visto qualcosa che molti umani non hanno visto, per riferirmi a una vecchia, alla fine del film Blade Runner. Per cui ecco, il mio rapporto è sempre bello con il vinile, perché mi fa ricordare quando si apriva lo studio e quando si chiudeva lo studio, tutto era praticamente dimandato poi al risposto che ci poteva dare l'ingegnere del cutting, il quale se vedeva degli scompensi che erano stati fatti durante la fase di registrazione o di missaggio, te li rimandava in faccia e ti diceva: amico, o mi porti un altro missaggio, o se no io non ti masterizzo, non ti metto sul transfert il contenuto. E questo, insomma, ecco, se uno ci pensa bene, ti fa capire quanto sia stato l'impegno professionale da parte nostra. E io mi ritengo fortunato di essermi trovato coinvolto in questa serie di vicissitudini, perché mi hanno praticamente implementato a dismisura tutto quello che io poi ho imparato nella mia professione. E per cui ancora quando io metto la testina sul disco rivedo un film, e questo mi riempie mi commuove. Bene, tutto qui. Tanto. Poi Foffo che mi cita Blade Runner, io potrei finire la diretta qui. Sì, io ce l'ho, cioè, per chi non lo sa, io ho il tatuato addosso l'origami di Blade Runner, tanto per farvi capire in che situazione sto. L'ultimo monologo vale il film. Sì. Bene, Marco, vai. Marco Fullone. Quante ore ho? Ma guarda, io ovviamente non ho un background come i nostri amici che sono ospiti questa stessa sera, per cui io sono fondamentalmente un grande appassionato, no? Che poi dopo ha avuto la fortuna di lavorare nel campo della musica, ma più nei media, quindi come giornalista musicale, come disc jockey, come esperto di musica per music design per la radio, cosa che faccio tuttora. Però insomma ho sempre acquistato musica e tuttora oggi ancora continuo a comprare dischi, a ricomprare anche gli stessi dischi, a ricomprarli in nuove versioni eccetera. Peraltro uno dei miei procacciatori di musica, che è Max C, che avete salutato all'inizio, che ha lavorato per tantissimi anni nei più importanti negozi di dischi di Roma. E, insomma, era sempre così, mettersi un disco da parte, ho la versione deluxe, o la versione con la copertina diversa, o la versione, insomma, è un mondo che si gira sempre intorno e alla fine non finisci mai, no? E ancora oggi è così, perché alla fine io ogni tanto guardo le uscite, le cose eccetera che vengono a livello internazionale, mi rendo conto che le case discografiche continuano a ristampare sempre gli stessi dischi, però poi, che ne so, il nuovo remaster, la stampa in vinile colorato, oppure l'aggiunta di bonus track che poi hanno trovato, insomma è tutto un continuo rincorrersi sempre sulla grande musica che amiamo. E quindi alla fine, se tu c'è chi spende i soldi in sigarette, chi in macchine o in viaggi o altre robe, c'è chi invece li spende in dischi. Ecco, io sono uno di quelli. Quindi il mio rapporto è veramente di grande amore per la musica che mi dà da vivere, però io stesso investo nella musica. Bene, grazie mille Marco. Se qui sommiamo tutte le somme che abbiamo speso tra tutti gli ospiti in dischi, secondo me facciamo la finanziaria nuova, te lo dico. Sì, ci sfamiamo l'Africa per un periodo. Lasciamo perdere, cambiamo immediatamente argomento. Devo dire, io sono stato più fortunato, dai. Esatto. Perché sì. La miriade di vinili che io ancora ho, insomma, erano tutti, mi venivano gratuitamente consegnati dalla direzione della RCA per la quale lavoravo, per cui praticamente avevo accesso al... mi veniva consegnato il catalogo che mensilmente usciva dall'industria, per cui ecco, mi ritrovo a avere poi ancora oggi una raccolta di dischi gratuitamente acquisita, insomma, ecco. Ho speso meno di voi, diciamo, ecco. Poi le cose che mi hanno emozionato me le sono comprate e ancora me le compro, chiaramente più verso il vinile e verso il CD, questo è sicuro. Bene, vai Piero, il tuo turno per questo primo giro. Cosa posso dire io a questo punto? Dopo tutto quello che è stato detto, potrei solamente tirare fuori un cartello scritto Solillo, boh, fine, no? Giusto per cavalcare una cosa del momento. No, vabbè, rapporto di amore e odio. Io ho questo ricordo, non ce l'ho, ma mi è stato riportato dai miei genitori, che una delle prime cose che ho fatto quando sono stato in piedi è stato rompere il giradischi di mio padre, che poi ho prontamente risistemato in questi ultimi anni. E condivido pienamente ogni singola parola detta dai miei predecessori, quindi da Andrea, da Foffo e da Marco, e vorrei lanciare un messaggio, una sorta di messaggio di speranza, perché la speranza è quella proprio di, attraverso il mezzo, ritornare a darci del tempo per noi stessi, attraverso l'ascolto della musica, che è la cosa più importante secondo me, e che è anche la cosa che potrebbe in qualche maniera rivitalizzare un po' quello che è l'ambiente musicale moderno, molto fatto di skip, molto fatto di ascolti di pochi secondi, molto fatto di pochissima attenzione fondamentalmente, no? Il primo aneddoto, se posso dire, legato proprio a un vinile, così adesso Foffo ha tirato la bomba di Blade Runner, io tiro la bomba di The Wall. È stata la prima volta che ho ascoltato The Wall su vinile e mi sono reso conto che c'era dietro un progetto. Cioè, io metto sul lato A, tiro giù la testina, arrivo in fondo al lato A, quello che mi dice goodbye, e poi la testina comincia a fare clock clock, clock clock, clock clock. E tu dici, cos'è successo? Ti alzi, giri il disco, ricarichi la testina e lui ti dice, hey you. questa cosa qui vuol dire che c'è qualcuno che ci ha pensato e ci ha perso le notti a farla, no? Quindi uno dice, ah, non è lo skip, lo Spotify, non ho nulla contro Spotify e compagnia bella, ma non è, cioè, devo lavare i piatti, mettimi sulla musichetta, e no, qui io devo sedermi e ascoltare cosa mi stanno dicendo, quindi devo porre un'attenzione, devo prendere del tempo per me stesso. Detto ciò, pienamente d'accordo con tutti gli altri, insomma. Per te stesso o anche insieme, mo, diciamo non si può fare in questo tempo, sì, ma no, una delle cose certo. Belle era proprio anche goderselo a tutti occhi chiusi nella stessa stanza, ecco, non so come dire. Togli me stesso e metti se stessi, ok? Sì, 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 sì. Bene, aspetta che mi manca ovviamente, scusate, il pezzo da 80 quasi, ormai, grande Silvano, inaffondabile. Silvano Ribiera, vai, il tuo primo giro. Ok. Sì, abbiamo trattato tutti il discorso della componente umana per quel che riguarda, tranne poco ovviamente, l'ascolto, che è abbastanza normale, cioè è legato alla condizione grafica che noi abbiamo. Io e Foffo abbiamo una certa età, quindi siamo nati col vinile, nessuno ci immaginava neanche che sarebbe venuto fuori un nuovo tipo di ascolto che fu quello del digitale. E è importante non parlare adesso a questo punto della questione relativa all'ascolto di per se stesso, perché quella, grosso modo, tutti sappiamo com'è, l'impegno da parte dell'ascolto di un vinile è diverso che non quello di un CD, ma perché? Perché meccanicamente affascina, perché vediamo il disco girare, per tutta una serie di motivi, perché solamente prendere in mano un disco nella sua copertina significa stabilire un rapporto molto più emozionale, molto più motivato. Ma per me è importante anche poi porre l'accento su un altro aspetto che non sempre viene evidenziato, ed è quello di come nasce il disco. Voi pensate che al tempo del vinile tu non avevi la possibilità di fare e disfare, tu dovevi, e qui qualcuno l'ha detto con chiarezza, il progetto che sta a monte è tutto. Foffo l'ha detto con la massima chiarezza, il progetto è tutto, ma se tu non hai un progetto definito, tu non puoi andare avanti. E a quell'epoca era così, a quell'epoca tu non creavi il disco in sala di registrazione, in sala di registrazione tu facevi dell'altro, tu lo incidevi, tu usavi il mezzo per poter comunicare con la musica agli altri, quelle che erano le tue sensazioni, le cose che avevi da dire, ma tu dovevi averlo concepito, progettato, vissuto e lavorato prima, anche perché poi non potevi più modificare nulla, tu avevi a disposizione i mezzi che erano quelli che erano. Oggi come oggi tu arrivi in sala di registrazione e crei lì, in realtà tu hai un canovaccio non sempre definito e sulla base di quello tu oggi mettiamo questo accordo, facciamo quest'altra cosa, facciamo quell'altra cosa. A quell'epoca non poteva essere così, soprattutto agli albori, quando addirittura avevi 3 tracce. Voi pensate ai primi dischi dei Beatles fatti con lo Studer, che aveva solamente 3 tracce a disposizione. Come era possibile dire mettiamo l'arpeggio, mettiamo un'altra cosa? Tutto quanto era previsto, sentito, digerito e metabolizzato prima. È importante questo, perché io faccio un accostamento. Voi pensate a un disco di musica classica, il disco di musica classica non viene creato in studio, no? Lo è stato composto 100, 200, 300 anni fa, oggi lo riproduci secondo il tuo sentimento, secondo come le emozioni che quello ti dà, per quello che era. E così era il disco in vinile. Oggi il disco fatto con i sistemi più moderni invece viene non sempre completato, ma quasi sempre, insomma, in studio attraverso tutta una serie di cose che nascono sul momento. Quindi sono 2 modi diversi di creare. La componente umana da una parte a monte aveva vissuto tutte le sue emozioni, con il CD invece le emozioni si vivono nel momento in cui tu ti esprimi e vai a registrare il pezzo. Questa è una delle differenze sul piano umano fondamentali. Poi tecnicamente il discorso sarebbe talmente lungo, per cui se Thomas mi dice che ci sono 24 puntate magari vedremo di continuare. Guarda, qualcuno ha appena scritto lasciatelo parlare per 18 ore. Sì. Allora io... Bene. Diciamo che in scaletta di argomento mi ero preparato una cosa, ma io in realtà vorrei buttare subito, immediatamente, mettiamo subito la roba bella sul fuoco, uno dei miti forse il mito, quello principale, che circola da quando i dischi in vinile sono tornati un attimino nelle mani anche di chi non li aveva mai maneggiati. Io fortunatamente ho iniziato da ragazzino, almeno i primi dischi che ho comprato erano in vinile, poi chiaramente la maggior parte della mia vita l'ho fatta col CD e poi sono tornato al vinile. Però chi non l'ha mai fatto, chi non l'ha mai maneggiato, gli vengono passati dei concetti che ad oggi sono, secondo me, da spiegare, visto che io ho fior fior di tecnici qui davanti a me, qui con me, e appassionati, ne approfitto. Allora, la fonte da cui arriva un disco in vinile, sempre ovviamente centrando quella che è la componente umana, quindi non perdiamo mai il filologico della diretta, dell'argomento. Però noi abbiamo diverse tipologie, no? Abbiamo la fonte analogica, ovviamente, per tutta una serie di dischi che sono stati fatti fino a una certa epoca. Poi io, se Thomas vuole passare il link, quello che ho fatto dell'articolo che ho fatto appunto sui remaster da nastri analogici, lì troverete anche delle precisazioni, perché il nastro analogico originale, la copia, ci sono varie sfaccettature di questa cosa. Dopodiché c'è la parte digitale, cioè tutta la produzione digitale. E una delle cose che viene sempre detta, che io spesso sui forum, nei gruppi di discussione leggo, è: vabbè, ma se arriva dal digitale allora è uguale al CD. Allora, questa ovviamente è una castroneria tecnica, ma è anche pericolosissimo, perché vuol scartare a priori una produzione in vinile perché comunque c'è, che sia un remaster di un disco vecchio, che sia un disco nuovo, un digitale ad altissima risoluzione, secondo me è un po' privarsi di una possibilità, perché poi c'è sempre la componente umana, c'è il tecnico specifico, che di solito sono dei nomi abbastanza noti per chi conosce, insomma, l'ambito del vinile, che ha lavorato al trasferimento, quindi al cutting, a tutta una serie di cose, al master anche, per vinile. La terza opzione è quella invece che riguarda tutta una branca di dischi i cui diritti ad oggi vengono mal gestiti o sono mal gestiti. Quindi non parlo solo di roba contraffatta, che quella è sempre esistita, parlo di cose che trovate anche al centro commerciale a pochi euro, di solito sono quelli che hanno prezzi più bassi e magari vi attirano perché hanno il vinile blu trasparente e qualche bella scritta sopra, che però sono effettivamente, non potendo accedere, queste etichette russe, spagnole, italiane, ai master originali o a copie, effettivamente prendono dai CD con qualche plugin, o prendono da file digitali in rete, con qualche plugin abbozzano il master, che può finire poi su vinile senza far saltare appunto la puntina, e ti buttano fuori quello che è effettivamente un prodotto scadente. Facciamo un po' di chiarezza. Io inizierei, su tutto questo preambolo che ho fatto, ricordandoci sempre, ripeto, la componente umana, inizierei appunto da chi lo fa di lavoro, e riparto in ordine alfabetico con Andrea, perché è quello che è più attivo, no? Adesso, diciamo, nel mondo della produzione dei dischi, insieme a Piero, anche ovviamente, attuale, e ci può dire adesso come stanno un po' le cose da questo punto di vista. Ma guarda, riassumo, cerco di essere velocissimo, e Foffo è testimone diretto di questa cosa. Allora, Tommaso, il figlio di Foffo, Tommaso Bianchi, ha preso in cura, che salutiamo assolutamente, ha preso in cura il master di un bellissimo lavoro, che è un po' una sorta di chiamiamolo anche, da un certo punto di vista, un testamento musicale di Francesco Di Giacomo, ok? Dove è stato fatto un eccellente lavoro sotto tutti i punti di vista, non sto a dire dell'emozione delle composizioni, da una bellissima realizzazione, tutto curato benissimo. Il lavoro di Tommaso è stato straordinario, che ha dato veramente un tocco finale rimarchevole, e poi è stato mandato il master che Tommaso aveva ottimizzato per il vinile, quindi un lavoro completamente sul supporto digitale, ecco, chiamiamolo DDA per usare una vecchia dicitura. È stato mandato in Germania per essere stampato, e quando io e Foffo ci siamo trovati a casa sua a ascoltare il risultato finale siamo rimasti a bocca aperta, perché un lavoro che già posso dirlo che era già veramente molto bello, aveva preso una dimensione pazzesca proprio per la bravura di chi appunto si è preso carico di trasferire il file digitale e portarlo su quel supporto, estremizzandone tutte le caratteristiche vantaggiose, e quindi suono straordinario, alte controllatissime, basse rotondissime, tantissima dinamica, tutta la dinamica che gli era stata data, con un rapporto segnale-rumore incredibile. Oltretutto Foffo può confermare anche proprio una qualità proprio di mescola, perché quando appoggi la puntina di un disco nuovo appena spacchettato, quindi neanche lavato, ecco, quindi fresco di stampa con tutto quello che ne consegue, appoggiare la puntina, sentire il silenzio e poi sentire un suono bellissimo, ricordo perlomeno che la cosa ci colpì molto. Quindi ti sintetizzo, ecco, esattamente lui, disco che fra l'altro mi sento di consigliare a chiunque, proprio per, al di là del supporto, dategli un ascolto perché è un disco strepitoso. Confermo tutto, Posso riassumere con questa situazione. Mi è capitato dal solito press in plan di fare un lavoro che avevo oltretutto registrato io dal vivo, quindi su digitalmente, missato io completamente in dominio digitale, tornato, e mi ha fatto la stessa impressione. Ho detto, non gli ho dato questo, cioè gli ho dato una cosa molto meglio, probabilmente molto peggio, e probabilmente si saranno grattati anche la testa, mi avranno magari anche maledetto un pochettino, e quello che mi torna mi piace di più di quello che ho dato. Quindi la riassumo, per quello che riguarda la mia esperienza è questo, fermo restando che sto parlando di un press implant che è un'eccellenza probabilmente mondiale, ecco, europea senza dubbio. Ne parleremo dopo, che è uno degli aspetti molto importanti. Io a questo punto l'hai alzata. Salvo, posso fare solo una domanda? Sì, per acchiappare Andrea, perché mi sembrava adatta pure per lui. Mi chiedono, Emanuele Giannoni, che lui è un batterista e fonico, che però ovviamente è giovanissimo, sta nel team di Music Off Young, dice una domanda: quali sono gli estremi di banda di un vinile ben prodotto? So che possono salire abbastanza in alto, ma non troppo in basso. Ci sono dei signori ultra tecnici che io non posso proferire parola, ecco. Dipende, posso rispondere io? Devi, certo. La cosa fondamentale è il rispetto della gamma di frequenze, cioè praticamente la prima cosa io ho imparato quando sono entrato in studio, che mi hanno insegnato chiaramente, è che uno degli elementi più nocivi per la riproduzione del vinile erano dai 30 ai 40 Hz delle basse frequenze. Quelle vanno drasticamente eliminate, per cui chiaramente quando noi facevamo le registrazioni la prima preoccupazione era di non cadere in certe tentazioni di estremizzare molto l'ascesa delle basse frequenze, come era importantissimo stare attenti alle sibilanti, quindi le S soprattutto le S dei cantanti, o se no le piattate, famosi colpi di piatti, che potevano chiaramente drasticamente interferire sullo scivolamento della puntina sulla superficie vinilica. Queste erano le cose fondamentali, quindi questo per sintetizzare il rispetto dei protocolli tecnici o fisici era fondamentale per il buon risultato della riuscita poi della qualità del vinile che si andava a stampare. Oggi nel digitale queste osservazioni non sono più una condizione sine qua non, perché io continuo ad ascoltare, ma non da ora, da anni, delle situazioni di sibilanti che il mio grande amico, e non c'è più purtroppo, Guido Di Toma, mi chiamava e mi diceva: Foffo, rifai il mix, non fai l'editing si poteva fare allora, rifai il mix perché questo non passa, capito? Non c'erano alternative, c'era il rispetto di protocolli proprio al 100%. E il vinile chiaramente ti rimette il conto, non c'è niente da fare, per cui se te vuoi arrivare a un risultato diciamo adeguato, di qualità, devi osservare queste regole qui. Se non lo osservi praticamente ti prendi quello che poi le conseguenze ti danno. Oserei dire, e poi ovviamente passiamo la parola agli altri, però oserei dire che diciamo che il limite di non avere sibilanti è una cosa ottima, direi, no? Comunque non le devi avere, ma oggi è diventata una moda, oggi è una moda quella di sentire sibilanti, questo è il problema. È anche una moda, e tu, Foffo, potrai confermare, di usare questi DSR a cannone. E una volta c'era la moda del cantante che sapeva girarsi rispetto al microfono. Questa è una cosa che mi ricordo, ne abbiamo parlato anche con Silvano. Ma guarda, i DSR c'erano pure allora, c'era l'Orban nel Transfert, veniva utilizzato, ma solo per addolcire la S e non per fargli da strumento taumaturgico, capite? Perché se diventa uno strumento taumaturgico le S diventano F poi, e questo è il problema. E poi ricordiamo l'altra cosa che tu hai detto dei 30 e 40 Hz, ma ricordiamo 30 e 40 Hz, cioè non è che c'è tanta roba che arriva lì, non che non sia importante, non voglio dire questo, però ma non ne facciamo una paranoia, ecco. Ma le infrabasse, anche se uno non le sente, ci sono. Certo. Ma lì c'erano anche i Piral. I Piral erano, il Silvano ne sa più di me di queste cose. I Piral ti facevano vedere veramente lo spettro, lo spectrum frequency, ma nella portata reale. Lì praticamente a te, anche se non le senti, poi ci sono. È come la famosa sintesi delle armoniche alte, certo, che te non le senti, ma ci sono. E che l'avvento del digitale ha drasticamente abbattuto da 18 in poi, insomma. Silvano, ti abbiamo tirato dentro. Silvano, queste cose ti chiedo scusa, Silvano, io sono ignorante, invece che sei un professore, le puoi dire ancora meglio di me. Allora, io mi sono permesso di enunciare il concetto, a te poi la definizione fisica. Io ringrazio Poppo, ma tutto sommato non sempre le cose sono meritate, forse l'apparenza a volte inganna rispetto alla realtà, ma a prescindere. Qui il problema era proprio questo, che le basse frequenze trovavano delle difficoltà di riproduzione. Perché? Perché se noi avevamo un solco con una cresta e una valle molto accentuate, la puntina non riusciva più a seguirlo, certo, e se ne saltava fuori. Quindi noi per forza di cose dovevamo assumere due precauzioni. La prima, non scendere di frequenza più di tanto, perché altrimenti la puntina non sarebbe stata in grado di seguirla. Ma quel che è peggio è che le basse frequenze non potevamo metterle in stereo, dovevano stare perfettamente al centro del solco, certo, come se fossero un mono. Per quale motivo? Perché altrimenti lo sbandamento laterale l'avrebbe fatta saltare fuori. Teniamo conto anche che le tessine dell'epoca erano delle tessine che non avevano le caratteristiche di queste moderne, molto più capaci di seguire percorsi accidentati. Per conseguenza di cose lì era ancora più precaria la situazione per quella che era, e quindi tu dovevi per forza arrivare lì. Quindi fondamentale era non scendere più di tanto e tenere il tutto al centro. Questo però dava una difficoltà. Pigliamo un pezzo di musica pop qualsiasi, tu avevi due elementi che si trovavano su una lunghezza d'onda molto vicina, erano la cassa della batteria e il basso. Quindi in generale iniziavi da lì per poter fare una registrazione, e lì tu dovevi assumere una precauzione, era quella di avere un basso e una cassa della batteria che non interferissero troppo tra di loro, perché questo avrebbe portato che cosa? Su quelle frequenze delle distorsioni, su quelle frequenze proprio dei contropage che avrebbero offuscato la qualità del suono, per cui tu partivi anche a secondo dell'ambiente dove eseguivi il pezzo da registrare con la scelta degli strumenti. Non era raro che, visto che la batteria non è che più di uno potesse portarsi 10 batterie, ma strumenti a corda più di uno sicuramente, che tu andavi a scegliere il basso che ti consentiva di convivere con la caccia della batteria nel modo migliore. Quindi a volte poteva essere un perde preciso, altre volte se avevi bisogno di una cosa più squillante un Rickenbacker, se avevi bisogno di una cosa più autorevole poteva essere un Gibson, ma tu lo dovevi scegliere in modo che non ci fosse tra di loro nessun tipo di interferenza che avrebbe offuscato il programma sonoro. Quindi fondamentale era questo, il protocollo era questo e non si discuteva. Meno libertà comunque, oggi come oggi col CD la libertà è veramente infinita. Il fatto è che molto spesso, purtroppo, stiamo scadendo dalla libertà di libertinaggio e questo ovviamente è negativo. Benissimo. Potrebbe essere il mio primo tatuaggio, è una frase bellissima. Stiamo scadendo dalla libertà, siamo passati al libertinaggio, vabbè. È bellissimo. Grande Silvano, bravo. Veramente leggendaria questa citazione. Salvo, sei mutato. Ogni tanto mi scordo perché evito di fare rumori e di disturbare. Dicevo, se non ci sono domande, io farei la stessa domanda ovviamente a Marco e Piero. Piero, so che su questa cosa ci tiene a dire tanto. Gli inserisco un'altra postilla giusto per ampliare un attimo il cerchio e dare anche qualcosa in più. Oltre a quello che ho già chiesto agli altri, come fate, visto che c'è anche Marco che è un grande, come me, appassionato ascoltatore, c'ha un orecchio oramai molto, voglio dire, avvezzo anche alle produzioni moderne, come fate anche a riconoscere, detto che il digitale non è il male per forza, e lo abbiamo stabilito, spero di non doverci più tornare sopra, ma come fate a stabilire quando mettete un disco, butta giù la testina e dite, attenzione, digitale analogico che sia, qua è stato fatto un gran lavoro. Certo. A voi la parola. Beh, Marco, Piero, chi vuole iniziare? Marco, prego. Vado io? Ma guarda, secondo me l'importante è avere un background di conoscenza su, se parliamo soprattutto di dischi storici, no? Io qui insomma sono al cospetto di personaggi che hanno fatto un po' la storia anche dello studio di registrazione eccetera e, per esempio, mi è capitato pochi anni fa quando hanno per la prima volta tirato fuori i nastri dell'RCA, hanno iniziato a soprattutto con Lucio Battisti, no? Che non era mai stato rimasterizzato per davvero, no? Quindi sono andati in Germania, perché sappiamo che purtroppo la RCA era stata venduta alla BMG, e quindi sono andati a ripescare questi nastri in questi magazzini lunghi 1 chilometro, poi li hanno portati in... Adesso non sto a fare tutto il discorso, insomma, perché è abbastanza lungo e complicato e molto tecnico, però insomma questi nastri sono stati restaurati, li hanno messi in un forno e poi sono stati digitalizzati. Ecco, quando io ho sentito per la prima volta... perché i miei amici dell'RCA mi dicevano, sapevano che io avevo un bel impianto con un bel giradischi, quindi alla Sony non c'era evidentemente un impianto per poter ascoltare come fosse venuto veramente la stampa del coso. E questo te la dice tutta. Vi racconto una... No, ma vabbè, però sono stati straordinari, perché peraltro questo è un aneddoto che poche persone sanno, che è stato poco raccontato per fortuna. Quando mi è arrivato questo cofanetto di 8 LP, che tra l'altro erano tutti colorati, io rimasi veramente sorpreso perché per la prima volta ascoltai Battisti. Io ero abituato a sentire Battisti quando ero ragazzino perché mia sorella lo metteva nel mangiadischi, no? E quindi sentivo un Lucio Battisti in un certo modo. Quando ho ascoltato Lucio Battisti nel mio impianto con le Bauer & Wilkins 800D, che sono quelle che usano anche gli Abbey Road, per capirci, quindi comunque con una fedeltà straordinaria, finalmente ho sentito delle cose che io di Lucio Battisti non avevo mai sentito. Ho scoperto Battisti produttore con una incredibile raffinatezza anche degli arrangiamenti, cosa che spesso non si sentiva nei suoi dischi, no? Poi a un certo punto ascolto, adesso non ricordo quale brano, a un certo punto sento questa canzone di Lucio Battisti, ma non sentivo Lucio Battisti, sentivo solo i cori. Allora, a un certo punto ho detto, ma che strano, hanno fatto un master un po' strano, un po' particolare, perché ovviamente hanno preso i nastri multitraccia. Insomma, praticamente il tecnico tedesco che aveva fatto il mix, praticamente aveva lasciato giù la voce di Battisti, cioè chi sta in studio sa bene insomma di cosa sto parlando. Quindi praticamente avevano stampato la prima versione di questi album, due o tre brani di questi remaster diciamo di Lucio Battisti, non c'era la voce di Lucio Battisti. Ecco. Ovviamente tutte le prime stampe sono andate distrutte, cioè le hanno macerate, tranne qualcuna. È capitato anche negli ultimi anni, mi sembra CSI, che hanno praticamente stampato tipo un premix, cioè invece che quello che dovevano stampare realmente. Quindi tutta la prima tiratura è esatto. Così. Adesso è quasi da collezione, perché è una rarità. Vabbè, comunque il senso del discorso era che ovviamente quelli che dicono, e poi ce ne sono un sacco, io spessissimo sento gente che mi dice no, ma che da un disco digitale, cioè se prendono i nastri poi li mettono su un computer, quel discorso che facevi tu prima Salvatore, suona come il CD, cioè è una castroneria incredibile. È chiaro che ancora oggi chi fa cinema, per esempio, no? Tu hai parlato prima di Blade Runner, quante versioni sono uscite di Blade Runner che sono state rimasterizzate e usiamo anche un termine importante, restaurato. Cioè, per esempio, ci sono dei film che erano stati distrutti nel tempo perché comunque erano le pizze famose, cioè in cui hanno digitalizzato fotogramma per fotogramma. Ok, cioè il lavoro che hanno fatto per esempio sui Beatles è un lavoro incredibile, prima si è citato, no? Che registravano su 4 tracce, cioè sentire oggi i Beatles rimasterizzati sia in vinile che in CD o con anche i file in alta risoluzione, cioè tu puoi portare tutti i dischi dell'epoca, ma nessuno suonerà così bene perché... finalmente senti i Beatles come l'hanno registrato loro, senza quei file rovinati, diciamo così. Mi permetto, scusa sì. Marco, sì. Bisogna anche sapere per quello che hanno fatto però Abbey Road per fare questo lavoro, non è un lavoro normale, quello che hanno fatto Abbey Road è lo studio di alcuni ingegneri lì residenti che si sono inventati un software che restaura solo in una maniera incredibile, la fantascienza. A me me l'hanno spiegato, Andrea lo sa meglio di me, perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere un amico che era un engineer di Abbey Road, il quale ci ha spiegato benissimo quello che è stato fatto, insieme al figlio di George Martin, Gil. E sì, non certo. È una cosa tanto comune, lì hanno veramente sono entrati nel suono, ripulendo, addirittura recuperando dai rientri del suono in un microfono addirittura delle tracce trattate come se ne fossero tracce registrate. Il concerto che abbiamo visto nel film lì allo Sci Stadium, mi sembra, Ed is the Week, mi sembra sia il film, quel concerto lì era stato praticamente registrato in su un Ampex 4 tracce, va bene? Io ho la versione originale di quel concerto lì, è inascoltabile, sembra veramente un disco che venga ascoltato con delle galene invece delle cuffie. Bene, hanno rifatto un lavoro di restauro del suono che è pazzesco. Cioè io quando ho visto quel film ho detto non è possibile, qui ci hanno risuonato sopra addirittura, invece no, hanno attraverso questi software dedicati hanno riproposto all'ascolto 50 anni dopo un disco nella maniera attuale, suonandolo allora. Sembra suonato ieri, capito? Però non è una roba comune questa. Scusami un attimo che abbiamo uno special guest proprio ad hoc per quello che stavate dicendo adesso. Quindi poi c'è l'intervento esatto. di Piero che è praticamente stata esatto. la nostra telefonata di un'ora e 3/4. e quindi no, volevamo fare questa cosa perché, diciamo, avete nominato i Beatles, quindi Andrea ce l'aveva nascosto dentro al borsello proprio. Sì, letteralmente. No, è molto più semplice. Facciamo così, io lo annuncio, lo tiro nella diretta e tu lo presenti, Andrea, va bene? Vai. Mister Stefano Civetta. Ciao Stefano, benvenuto. Eccolo. In quei remaster di cui si parlava, appunto, il nome di Stefano Civetta campeggia. Stefano Civetta vi dice tutto. Vi dice tutto. No, che bello, è una sorpresa anche per me, grazie. Grazie. Ma che, grazie a voi. Andrea, lo puoi presentare in 30 secondi? Lo so che per un empolese è difficile dire una cosa in 30 secondi, ma di chi è? È un ingegnere del suono straordinario, un musicista sopraffino, 6 anni agli Abbey Road, tornato adesso da un'importante sessione e basta, 30 secondi. Fine, non c'è altro. Ci hai messo anche meno. Mi permetto di dire, Stefano Civetta non è un ingegnere del suono, è tutto. È tutto, come sei tutto, come sei tutto. È un direttore d'orchestra, è un compositore, è un pianista eccezionale, fisarmonicista, funambolico. Guarda, io vado via, ciao. No, Marco, rimani, per favore. E tutto questo alla veneranda età di 36 anni. Quanti 36 anni? Tra 2 giorni. Arca miseria, a 36 anni facevo gli accordi di Do maggiore sulla chitarra. Sì, ma con Lucio Dalla. Vabbè. Ti ha rimesso le mani su un nastro originale dei Beatles. Per cui, mica l'ho suonata io con John Harrison. Se vuoi si fa il cambio, volentieri ce lo faccio il cambio. Vabbè, io ho qui tutta l'opera... Ovviamente che ho tutta ricomprato, anche quelli originali, ma tutta l'opera che mi sono ricomprato. Fra l'altro, volevo fare la sorpresa a Foffo, ma in realtà ormai abbiamo giocato le carte, perché Stefano Civetta è più vicino di quello si pensa, perché è a casa mia, qui a Empoli. Sento l'eco dall'altra parte della stanza. Ma sei arrivata a Empoli? Stasera. Bene, bene. Guardalo che va a fare lo spottone, guardalo. A me ci si vede, ce l'aveva veramente in tasca, davvero. Ho fatto la sorpresa, non mi hanno detto niente. Foffo, la sorpresa arriva quando arriva. Allora Civetta quando arriva. Esatto, come il Natale. Caschi a fagiolo su questa cosa di cui stavamo parlando, questi benedetti master. Ecco, fatevi spiegare a Civetta questo, fatevi spiegare di questo software, che è interessante la cosa. Io stavo appunto seguendo la diretta, poi ho sentito la parola Beatles, che per me è un piccolo interruttore che si accende, nemmeno troppo piccolo a dir la verità. E niente, appunto con Foffo, quando ho avuto la fortuna di farlo entrare a Abbey Road, si sono fatte le ore molto piccole a Abbey Road con Foffo e Andrea e tutte le persone che ho avuto l'onore di incontrare attraverso loro. Fondamentalmente c'è questo ometto che è un bel cervellone, che ha creato appunto questo software di analisi del suono, per cui riesce ad estrapolare tramite dei modelli sia matematici che come dire, materiali audio, riesce ad estrapolare i segnali, per cui, per dire, mi ha fatto sentire Yesterday, ha estrapolato la chitarra, ha estrapolato la voce, ha estrapolato gli archi, ma non solo, all'interno degli archi è riuscito a estrapolare i 2 violini separatamente, la viola separatamente e il violoncello separatamente. Quindi, come dire, come faceva prima l'esempio Foffo e Days a Week, potete capire come riuscire ad estrapolare la batteria e la cassa. Io la cassa dei Beatles live così non l'ho mai sentita in vita mia come l'ho sentita là dentro. Quindi capite che, come dire, è uno strumento, oserei dire un coltellino svizzero per andare sul formaggio più buono che c'è, ecco, mettiamola così. Oltretutto, Stefano, Abbey Road è molto attiva in questo senso negli ultimi anni, perché al di là di tutto il lavoro straordinario che ha fatto sui Beatles, sta curando da anni tutta una collana di dischi in vinile ripresi con l'Half Speed Mastering, scusami, e tutta una serie di produzioni di elevato livello, in cui ovviamente c'è anche magari la parte digitale che può essere coinvolta, ma assolutamente questa cosa non è un male, tu ci confermi? Assolutamente, lì ci sono due specialisti sopra due Naltis, ma a Speed Mastering nemmeno io riesco a dirlo. È uno Miles Showell, cioè, che ho conosciuto. Esatto. Miles Showell. Esatto, loro, allora, il vantaggio di Abbey Road ovviamente è che, come dire, ora facendo parte di Universal, il catalogo e l'archivio è praticamente sterminato, come potete immaginare. Hanno, non mi ricordo, perdonatemi, chi diceva prima che appunto le case discografiche stanno rilasciando sempre dischi vecchi ma con edizioni nuove, piuttosto che le... Esatto, Mario. I vari packaging, e hai centrato esattamente il punto. La cosa bella che, oso dire, stando lì si vedeva, era anche dal punto di vista di chi meno te l'aspetti l'interesse nel vinile. Arrivavano band che volevano fare il vinile, band che chiedevano, anche per l'oggetto in sé è innegabile questo, perché è chiaro, io posso darti tutte le chiavette USB del mondo più belle che vuoi, ma uscire da Abbey Road col disco stampato, con la bustina bianca che hai solo tu al mondo, penso che sia qualcosa di speciale, tralasciando appunto l'aspetto, per cui rimando a chi ne sa a tonnellate più di me, anche l'aspetto tecnico. Una delle rarità di Abbey Road, oso chiamarla la rarità, era il fatto che potessero anche tagliare su rame, cosa che probabilmente i tecnici mi confermano, non dico più unica che rara, ma poco ci manca, nel senso, sì, non è la cosa che trovi alla Coop di Fornacetta, ecco, mettiamola così. Questa la capiremo io, Andrea e Foffo. Posso aggiungere una cosa? Scusami. Ah, prego, prego. Volevo solo finire il discorso. Stefano ha detto una cosa che volevo peraltro dire io, no? Quando ho intervistato Miles Showell un paio di volte, la prima volta quando è uscito il cofanetto con tutti i remaster di tutta la discografia completa dei Rolling Stones, che venivano impacchettati assieme, credo 3 o 4 anni fa, e sarò brevissimo. La cosa che mi ha sorpreso, quindi anche questo per poi anche raccontare a tutti i detrattori del famoso discorso che facevi prima sul fatto che ci sono dei master digitali, quando Miles Showell ha ricevuto i master dal management dei Rolling Stones, gli è arrivato un hard disk, cioè nel senso non ha ricevuto le pizze come uno può immaginare, cioè ha ricevuto un hard disk dove dentro c'erano appunto tutto un lavoro che era stato fatto precedentemente sui nastri originali dei Rolling Stones. Come su Rolling Stones secondo me hanno fatto dei lavori in alcuni casi buoni, in altri forse meno buoni, però molto dipende anche dai nastri originali com'erano, ok? Quindi evidentemente i Beatles comunque sono anche all'epoca, nel loro essere un po' rudimentali e semplici, sono riusciti a creare comunque, a parte vabbè, i capolavori musicali che conosciamo, ma anche con una buona qualità che oggi è stata assolutamente riportata, diciamo, al suo splendore grazie a quel tipo di lavoro. Ecco, Miles Showell ha fatto questo, ha preso i file digitali da questo hard disk e poi dopo ha fatto un procedimento che non sto qui a spiegare, quello dell'half speed mastering, e comunque finalmente ha tirato fuori anche dagli album dei Rolling Stones sicuramente una dignità che prima non avevano, ecco. Se posso permettermi, a proposito dei nastri dei Beatles, io ho fatto da Sgt. Pepper's in poi, e la riconversione da nastro a digitale è stata rifatta per avere la possibilità di farlo con i convertitori, con i bitrate, come dire, al passo, nonostante i transfer ci fossero già, per cui le cose si sono imbastite, mettiamole così, sui transfer vecchi a 96, mentre il progetto finale, nonostante sia stato 48 e 96, è stato fatto sui transfer nuovi, con macchine nuove, convertitori nuovi a 192. L'unica cosa... già che ci sono, l'hai nominato, posso mostrare... la prima mono originale è la tua, quella magari mia. Insomma, via, quella lì, il remaster, e posso assicurare che è un bel ascolto, è un gran bel ascolto. Ma sui Beatles vengono fatte, poi giuro passo la parola a Piero se no mi ammazza. Io mi ricordo quando uscì Love, che fu quella compilation, Martin padre era ancora vivo. sì. E per lo spettacolo del Cirque du Soleil, quando misi quel CD e partì Get Back, dissi: ma l'hanno riregistrata ieri? Cioè, come funziona? Cioè, sembrava riregistrata ieri. Piero, ti lascio la parola perché tu a questo punto... Ma guarda, Salvo, in realtà purtroppo siamo ancora in fascia protetta e quindi devo contenermi. Innanzitutto, figata stratosferica avere qua Stefano. Stavamo parlando dell'importanza delle persone. Abbiamo fatto questo slogan, le persone dietro le cose, anche se in realtà l'abbiamo rubato a qualcuno, e Stefano è una di quelle persone che attualmente sta dietro le cose. Foffo lo è stato dietro, Silvano lo è stato dietro, Stefano è uno di quelli che sta dietro adesso, okay? Dove tutto sommato per certi versi è molto più complicato dell'epoca. C'è una cosa che mi premeva, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, c'è una cosa che mi premeva dire al ragazzo che ha fatto la domanda di prima. Allora, tecnicamente è possibile suonarli estremi banda su un vinile? Sì, solo quelli però. Posso fare tutto insieme? No, anche perché c'è proprio un limite meccanico dell'oggetto che sta andando a rilevare poi la nostra traccia incisa. Nel senso, posso suonare 20 Hz? Sì, solo quelli. Ha senso farlo? No. Questa era un po' la visione sulla domanda di prima. Detto questo, forse la cosa importante, e che è una cosa che è un argomento che mi hanno già affrontato e sul quale è stato estremamente perentorio Foffo, e alla fine è sempre una questione di visione, è sempre una questione di qualcuno che a un certo punto abbia un'illuminazione e tenga un po' le redini di tutto il progetto, per quanto possibile dall'inizio alla fine, no? Situazione che oggi spesso e volentieri viene fatto l'opposto, no? Cioè un progetto viene segmentato in 100 situazioni differenti e purtroppo manca sempre il coordinamento di queste 100 situazioni differenti. Non voglio aprire, abbiamo toccato un altro argomento estremamente importante che sono i vari remaster, restauri, eccetera, eccetera. Non voglio aprire il vaso di Pandora, riedizioni, perché veramente non ne usciamo più e probabilmente arrivano qua i NAS e mi sparano, okay? Però basti pensare, io porto sempre questo esempio che oramai è un esempio storico, a Nevermind dei Nirvana, che è un disco che negli anni ha sempre suonato peggio per arrivare poi a essere assolutamente inascoltabile. Mi aggancio volentieri poi dopo, Salvo, detto, mi cucino ancora un po', okay, le mie rovine che c'ho da dire. Ok, tanto sulle riedizioni poi ci torneremo sicuramente. Una sola cosa vorrei dire sull'argomento. Uno lì accanto. Come Silvano? E questo, siccome è stata detta una cosa vera, ma difficilmente credibile per i non addetti ai lavori, sarà bene in due parole spiegare il perché. Chi mi ha preceduto ha detto: i nastri sono stati messi nel forno. E qualcuno si sarà messo a ridere dicendo: ma cosa sta dicendo? Sono stati messi nel forno, non sono certo un po' la rosta. E invece il discorso è molto semplice ed è molto chiaro. Allora, all'epoca i nastri che andavano per la maggiore erano di 3 marche. I brand erano Ampex con il 406 e il Grandmaster 456, l'Aqua e il Basfa. Il 406 e 456 dell'Ampex, che erano di gran lunga i più utilizzati nel mondo, in Europa forse l'Asfa teneva il passo ma con fatica, avevano due caratteristiche: una che li faceva preferire perché erano, dovevi meno tirare sulle alte frequenze, avevi in pratica la possibilità di trarli più facilmente degli altri e tutto sommato erano quelli che davano meno consumo della testina. Gli Akfa, di quel colore indaco violaceo, invece aveva una bellissima risposta in frequenza, ma limavano le testine come se non ci fosse un domani. Ora, cosa succedeva? Che il collante che teneva le molecole di ferro sul nastro era igroscopico quello dell'Ampex, per cui con gli anni, deteriorandosi, assorbiva umidità e a quel punto venivano fuori dei nastri che erano incollati perché erano diventati umidi, e quindi bisognava, per poterli recuperare e poterli far girare su un riproduttore di nastro magnetico, asciugarli. Ecco perché venivano a essere fuori a una temperatura di 60 gradi per un tempo che poteva andare dai 30 ai 120 minuti, proprio per farli asciugare. Questo non gli dava una guarigione definitiva, perché scende igroscopici, lasciandoli lì, avrebbero ancora preso altra umidità, quindi andavano asciugati, suonati, convertiti, dopodiché col tempo avrebbero ripresentato lo stesso difetto un'altra volta. E naturalmente ogni volta che si mettevano nel forno, la cosa ne peggiorava lo stato generale. Ecco il motivo per cui sono stati messi nel forno. Quindi è una cosa veramente fatta, è fondamentale, ed è stato il toccasana per poterli recuperare, e quindi credeteci, è la verità. È vero. Approfitto col dire una piccola curiosità, per chi comprerà, insomma, chi non è ancora dentro questo mondo e comprerà magari un disco effettivamente fatto, rimasterizzato in processo totalmente analogico, ci sono delle etichette che lo fanno ancora, la Analog Production, la Mobile Fidelity, la Speaker's Corner, la Pro Pleasure, ci sono tutta una serie di etichette che lo fanno effettivamente. Potrà sentire una cosa molto carina, e non vi allarmate, cioè non è il vostro impianto hi-fi che sta dando i numeri, cioè quella di, soprattutto se siete ad alto volume, di sentire prima della canzone un pezzettino della canzone, che è semplicemente quello che è successo per la conservazione del nastro stesso, che conservandosi ovviamente nella spirale rotolata, c'è stato un passaggio proprio del materiale magnetico. Ora, mi correggeranno i tecnici se dico qualche parola fuori posto, però comunque c'è stato questo passaggio, e quindi quando mettete la testina in lontananza sentite magari una tromba, che ne so, di Louis Armstrong che comincia a suonare, e poi il brano. Un ottimo esempio è nel coro dei 5 madrigalisti moderni in Amici miei, dove il ma vaffazoom riecheggia un pochettino prima. Ma c'erano tanti vinili, anche certo, famosi, certo, che partivano con l'effetto diafonia, si chiamava effetto diafonia. Era dovuto ad un errore di conservazione del nastro. Il nastro, certo, magnetico, proprio perché ha un campo magnetico, emana qualche cosa dal suo campo magnetico, è avvolto in modo molto stretto sul nucleo della bobina che lo contiene. Per conseguenza di cose produce, attraverso questa irradiazione, quello che si chiama l'effetto coppia. L'effetto coppia è fastidioso, molto di più si arriva prima che non dopo, perché se arriva dopo la fondamentale e costituisce una sorta di eco, anche se non voluta, se arriva prima è qualcosa di veramente peggio. Per cui era consigliabile tenere i nastri magnetici conservati non dall'inizio ma dalla fine, in modo che potesse arrivare dopo e non arrivare prima. Questo lo si scoprì dopo, però al momento non lo si sapeva, per cui quella, la frittata era fatta, non è stato più possibile rimediarla. Dico in proposito che nel 72, quando io sono entrato all'RCA, una delle primissime cose ci dicevano è che il nastro doveva essere rimesso dentro la busta in maniera capovolta, non dalla testa ma dalla coda. Questo è il motivo perché avveniva spesso, e io ho un sacco di rischi che quando metti la puntina sul solco senti l'effetto di diafonia. Posso fare una domanda io a Foffo? Eccoci. Puoi. Allora, proprio a proposito dei nastri RCA, mi è stato raccontato, sempre all'epoca di Lucio Battisti, che l'RCA, ma era un po' un'usanza che c'era un po' in tutte le case discografiche, perché per risparmiare usavano questi nastri, però li usavano anche per altri artisti, cioè nel senso, magari all'RCA c'era Lucio Dalla, poi arrivava, che ne so, Lucio Battisti, poi dopo c'era Baglioni e qualcun altro, per cui hanno scoperto che alcuni nastri originali di quegli anni lì dentro c'era veramente di tutto e di più, e nella maniera più assoluta. Ecco, finisco. E quindi non questa è vero, è una bufala questa, però mi è stato detto da qualcuno che ha frequentato l'archivio, diciamo, chiamiamola nastroteca dell'RCA, sa benissimo che questa non esiste, sta roba qui. Ogni artista era catalogato con tutta la sua discografia, e ogni nastro era... No, in un nastro di Baglioni non c'era una registrazione di Cocciante, una registrazione di Cocciante non c'era quella di Dalla, o quella di Dalla non c'era quella di Grazia. Assolutamente, ma no, è una roba, non esiste, ma non esiste. Ma l'RCA quando arrivava l'ACFA, perché io ho lavorato sia con ACFA, sia con BASF, sia con i 456 dell'Ampex, ogni partita era catalogata e c'era la sua, non è impossibile, cioè, no, ma non veniva fatto nemmeno con un artista di serie Z una cosa del genere. I provini, no, forse i provini stessi i demo tape se erano demo tape di, che ne so, di un artista emergente da allora, rimaneva il nastro, rimaneva, se anche metà non era consumato, rimaneva inconsumato, cioè rimaneva intonso. No, nego assolutamente questa storia. Ok, allora scusate, scusa Tom, vai, scusa, dicevo Piero, fermiamoci soltanto un secondo, prendiamo un respiro, perché questa diretta, io come vedete sono addirittura fuori dalla diretta per dare tutto spazio, così siete fantastici. Sono qua proprio con la birra a godermi sta serata, non ho parole, cioè mi sembra di stare veramente in paradiso a ascoltare gli angeli, cioè, che cantano, ragazzi. Ho i brividi perché sono tra amici, gente che spero, Stefano non ci siamo mai incontrati al vivo, spero di incontrarlo al più presto veramente. E se serve vieni a casa del Pello. È già un amico a prescindere per tutte le cose belle che ha fatto. E decani della musica, cioè... Una serata incredibile. Non ti sentiamo più. Beh, ora non ti emozionare tanto. Scusate, c'ho il dito che non preme. No, Foffo, io da te devo venire, però devo venire a cena, a pranzo. Cioè, tutti dobbiamo andare a mangiare la casa. Mi sono autoinvitato perché le foto che vedo che metti su Facebook, al di là della musica, mi interessano particolarmente. Se uno ha fatto con passione, ha lavorato con passione sul vinile, è impossibile che non lavori bene anche sulla gastronomia. Esatto. Perché è la stessa cosa, perché la qualità di un vinile è uguale alla qualità della cottura di una bistecca. La bistecca, detto alla toscana, si cucina in tante maniere, però il 90% la cucinano male, perché non sanno quali sono i protocolli giusti per cucinare la bistecca. E non la cucinano affatto. Andrea ride, le bistecche con le S. Andrea ride, ma nonostante la sua giovane età è un profondo conoscitore sulla bistecca, e soprattutto sotto le quattro dita è carpaccio. È carpaccio. No, sotto le quattro dita, sotto le sette dita. Sotto le quattro dita. Allora, non, ranghi, dai. Non sta in verticale Allora adesso soltanto un momento per due domande proprio flash e poi vi introduco il secondo capitolo. Una domanda per Stefano, che Antonio ci chiede: questo software di cui parlavi prima più o meno da quando esiste? Sei mutato? Allora, il processo che è stato creato da James Clark, che ovviamente è proprietario, quindi non viene rilasciato eccetera eccetera, mi pare, ora non vorrei andare a naso, ma mi pare che questa cosa appunto è iniziata tipo 6 anni fa, perché 8 Days a Week oramai è uscito più o meno 4-5 anni fa, se non ricordo male, cosa che solo pensare a quello mi fa paura, quindi sì, almeno 6-7 anni fa. Poi chiaro, è in continuo aggiornamento fondamentalmente. Io stesso appunto quando sono andato via, che appunto ho avuto la fortuna di lavorare su cose di Yesterday o le cose stesse del White Album e Abbey Road, era già tipo la versione 3 o 4, però chiaramente è tutta una cosa che solo lui sa come funziona, quindi non saprei risponderti esattamente a questa domanda purtroppo. Ok, comunque diciamo nell'ordine dei 4, 5, 6, 7 anni, questo come meno di 10, ecco, mettiamola così. Ok. Thomas, allora, perdona, potrei fare una piccola chiusa sul discorso appunto frequenze e mi rilego sia a dei discorsi fatti da Silvano e da Piero, che è una domanda che ho letto con la coda dell'occhio. Un ascoltatore... Ti metto in primo piano così ti emozioni. Sì, certo. Dicevo, un ascoltatore ha chiesto: ma il master cosa cambia se consegni un master digitale che viene messo sul vinile? Il vinile, come tutti i supporti analogici, può essere modellato, cioè a parità di nastro, a base a come viene tarato, può avere delle risposte differenti. La faccio molto semplice. Lo stesso discorso il vinile, non solo la scelta della puntina, ma anche il peso della puntina stessa, cioè voglio più basse, spingo un pochettino più il peso della puntina in modo che il solco e la puntina va un pochettino più a contrasto e genero un pochettino più basse, quindi i supporti analogici sono piuttosto vivi da questo punto di vista, sono decisamente modellabili, ecco. E un'altra cosa, per il discorso delle estreme frequenze, specialmente per la bassa, un'altra discriminante è il tempo, cioè il minutaggio di quello che viene appunto messo sul vinile, perché chiaramente, faccio un esempio che potrà sembrare sacrilego ai più, ma la sana vecchia musica house 80-90, quella fatta bene sul vinile, quindi 12 pollici però con un brano solo in un lato, al massimo due, suona veramente bene, e le basse ne hanno da vendere, ecco, certo. Mettiamola in questa maniera. E poi magari i DJ ai tempi dei Technics giravano la piombatura, la mettevano al contrario proprio per spingere la testina al massimo, infatti mai o ci mettevano le monetine sopra sopra, quindi mai comprare della serie non fatelo a casa, non fatelo a casa. Però appunto è una risposta, come dallo stesso disco si può avere diverse anche risposte in frequenza, chiamiamola così. Scusate, guarda, hai già mezzo risposto a un'altra domanda che ti stavo per fare. Vai, Salvo. Se mi dai mezzo secondo, proprio di quello che ha detto Andrea, voglio far capire una cosa. Allora, questa è una stampa originale, mi pare che sia inglese questa. Ecco, quella stampa mi ha commosso, ho avuto il piacere di sentirla a casa di Salvatore. Aspetta, non è questa che è quella che ti ha commosso, questa è l'originale inglese, questa è la prima inglese, ed è una bella stampa, per l'amor del cielo, ed è un 33G di normalissimo, prodotto all'epoca. Questa è una stampa dell'Analog Production sul doppio vinile a 45 giri, tutta fatta in analogico 100%, quindi cutting, tutto fatto in analogico. Tra l'altro l'Analog Production per me sono veramente i migliori al mondo che fanno questa cosa, fanno delle cose spettacolari. Il discorso di avere questo disco su doppio disco 45 giri, infatti non so se si vedrà adesso, ve lo tiro al volo fuori, ma per esempio il famosissimo brano Take 5 è messo praticamente, si vede in controluce, ora se lo tirassi fuori sarebbe meglio, ma magari, ecco, vedete, c'è un solo brano, si vede, su questo lato, e il resto è tutto praticamente tutto run out. Questo consente di essere, detto in parole povere, il solco viene stampato in maniera più precisa, più larga, più profonda, cioè accoglie più frequenza, accoglie più dettaglio, accoglie più dinamica, e questa cosa è una cosa molto importante nelle edizioni odierne soprattutto, perché adesso si usa molto farlo, all'epoca si usava un po' meno, e vi assicuro che nonostante questa sia l'originale, questa qui è letteralmente imbattibile, pur essendo stata stampata 60 anni dopo, coi nastri con 60 anni sulle spalle. Ma guarda, faccio vedere anch'io una ristampa come che hai appena citato. Questo qui è, vabbè, uno dei dischi più famosi, diciamo così, degli anni 70 dei Fleetwood Mac. Anche questa è stata ristampata in un doppio vinile a 45 giri. 45, sì. Esatto. Anche la velocità di rotazione è importante in questa, e sai discorso. Che ogni tanto leggo delle recensioni su Amazon di gente incazzata che dice hanno sbagliato, hanno fatto il disco ma gente che non si accorge che il disco va a 45 giri. Ne parleremo tra poco di questa mancanza della cultura. Vai, Thomas. D'altra parte sì, allora guarda, domanda velocissima proprio col contagocce, si candidi a rispondere chi vuole. Oscur chiede, ma la maggioranza delle riedizioni attuali o cosiddette ristampe digitali vengono ricavate direttamente dal vinile originale, considerando che molti nastri sono andati distrutti? Allora, io faccio un cappellino, poi lascio a loro, cioè no, nel senso che il vinile originale è il vinile originale. Ci sono delle operazioni di needle drop, si chiamano, ma sono operazioni che di solito si fanno quando si contraffa qualcosa per delle contraffazioni o roba del genere, o dei casi vengono estremi, ripresi i nastri originali. Considerate che però esistono anche le copie dei nastri originali, quindi la Mobile Fidelity o Original Master Recording, che è un'etichetta che come l'Anal Production ristampa, mette proprio dei segnali per dire ok, questo disco l'abbiamo ristampato avendo accesso ai nastri originali, cioè al master tape, quello vero, quello da cui hanno stampato la prima volta i dischi, oppure da copie, cioè dalla miglior fonte che siamo riusciti ad ottenere in analogico. E di sicuro non l'hai pagato 10 euro nel cestone del supermercato, quello è il discorso. Decisamente no. E oltretutto loro hanno dei sistemi molto particolari, per esempio la Mobile Fidelity ha un sistema di remastering, eccetera, tarato da Tim De Paravicini, che è uno dei massimi tecnici mondiali, tra l'altro è morto quest'anno, poverino. Comunque ragazzi, al di là delle tecnologie moderne sulla ristampa dei vinili, secondo me quello che è sempre comunque determinante è la qualità del vinile, perché non tutti i vinili sono uguali, purtroppo. Il tallone d'Achille della nostra discografia, parlo di quella italiana, è sempre stata la natura del vinile. Foffo, vuoi proprio farmi litigare con qualcuno stasera? Perché? Perché questo è un altro vaso di Pandora da non aprire. Foffo, non aprire, io lo apro perché... Io lo apro perché la nostra dolente nota, e mi riferisco alla discografia RCA, che guarda caso non era la peggiore negli anni 70, forse era la migliore di tutti. Vabbè, te mi fai vedere. Io ti do un'imboccata, poi valuta te se sai a cosa mi riferisco. Certo, purtroppo è quello il problema. Bisogna sapere che il nostro vinile non è mai stato all'altezza del vinile tedesco, vabbè, soprattutto. Foffo, devi anche sapere di quanto ne è stato riciclato. Sì, sì. Perché non è stato né viene riciclato. Perché vabbè, adesso non vorrei anticipare gli argomenti. Ma guarda, è come a noi ce la configuravano nella formula di Coca-Cola. Quante imitazioni sono state fatte di Coca-Cola? Ma Coca-Cola è Coca-Cola. Cioè noi negli anni 70... ci facevamo di tutto per cercare di adeguarci alla qualità eccezionale, e Silvano questo lo sa come lo so io, ma non ci riuscivamo, non c'era verso. Io so per esempio che hanno cercato di fare anche delle corruzioni per poter appropriarsi di formule o qualcos'altro per poter arrivare a quella qualità. La Deutsche Grammophon, ragazzi, c'è niente da fare, c'aveva un vinile che, ma anche la Decca, voglio dire, che erano nettamente superiori al nostro. E ma ancora oggi le stampe in Italia non sono un granché, cioè se tu prendi dischi anche di artisti italiani importanti che vengono ristampati oggi, secondo me sono pessime tutte, cioè nel senso... Ne parleremo, non anticipatemi gli argomenti, ne parleremo quando parleremo, c'è un argomento apposito su questo. Allora, scusate. No, ma a me mi premeva assolutamente stabilire questa cosa qui, che purtroppo noi non possiamo avere, se anche musicalmente fossimo stati all'altezza o anche superiori dal punto di vista artistico agli artisti di quel tempo lì, americani o inglesi, o francesi o tedeschi, non avevamo la loro stessa qualità vinilica. Questo è importante, per cui i nostri dischi suonano peggio di loro, c'è niente da fare. Io, è un peccato, perché in realtà... io ho prodotto, lo dico e l'affermo sempre, ho prodotto un disco di Baglioni, si chiamava E tu come stai, prodotto, quindi mi sono preso tutti gli oneri e gli onori del risultato di questo disco. 400.000 copie stampate in Italia, 600.000 copie stampate in Olanda, quella peggiore stampa olandese delle 600.000 è superiore alle nostre 400.000. Questo è lo stesso disco. Allora, fermi un attimo. Fermi un attimo, che sennò mi fate agitare Salvatore, che qui abbiamo una cifra di roba, ragazzi, ho passato già un'ora e mezza. Allora, il tema del secondo gruppo, che secondo me 5 non li faremo mai, toccherà fare una seconda puntata. Il tema che questo blocco diviso in 5 blocchi è questo, che sarà il disco in vinile, mero supporto o opera artistica a 360 gradi. Introducendo questo tema, io poi mi rilevo dai coglioni 5 minuti, come si dice a Parigi. Vi presento il secondo Secret Guest, che questo non lo sa nessuno, perché quell'altro era nella tasca di Andrea, questo qui non c'entra, stava nella tasca mia di qua. Mister Yuri. Hello, buonasera. Hello. Ciao, bravo. Ciao a tutti. Ci risentiamo alla morte, Yuri, ti ho messo l'Espian Selection. Grazie mille. Allora, io questa sera volevo portarvi ancora più indietro nel tempo, quindi più indietro del vinile, perché ho qui una cosa che vi mostro. Ed è un ruolo di cera, sai? Esatto, una lacca di Zio Toni. La lacca originale di quando. E quindi volevo parlare con voi sul come si facevano le lacche per poi andare a finire sul vinile. Il famoso cutting che io ho detto all'inizio. Esatto, adesso. Questa è proprio la lacca, è praticamente un disco di alluminio con sopra della lacca che veniva poi utilizzato per fare la stampa, giusto? Chi mi risponde? O Foffo o Silvano, direi. E io Silvano, dai, Foffo sta cercando, vai Silvano. Un passaggio fondamentale è questo, come lo riassumo a gradi linee, perché qui non è che stiamo facendo un discorso introduttivo sulla produzione, ma solamente per renderci comprensibili da parte degli ascoltatori, i quali preferiscono parlare molto spesso d'altro che non di cose eminentemente tecniche. In sostanza il discorso poteva essere tradotto in questi termini: uno portava il nastro che era quello che aveva realizzato alla fine. Questo, attraverso gli accorgimenti di cui poco prima ho parlato, io pure veniva messo in condizioni di essere trasferito sul vinile, quindi si chiamava transfer, e a questo punto all'inizio veniva fatto in un modo molto semplice. Noi avevamo una lacca, la quale veniva incisa attraverso una puntina che si scaldava. Non doveva scaldarsi troppo perché altrimenti l'avrebbe forata, per cui veniva controllata in temperatura con una bombola di elio. La macchina era una macchina della Neumann che tagliava la lacca e faceva questo tipo di lavoro. Era preceduta da tutti gli studi del tempo necessario, delle velocità del disco, perché poi Piero ve lo spiegherà meglio. Il problema è che un disco è 33 giri, 33 giri come? Quando noi abbiamo un motorotatorio, ma pian piano che dal fulcro centrale del movimento ci spostiamo verso la periferia, alla fine noi avremo una velocità maggiore e vicino al fulcro una velocità minore, per cui tutto andava compensato. Come? Riducendo il percorso. Quando era troppo elevata allungavamo, per cui diminuiva, e da quell'altra parte aumentava, ma lasciamo usare questo aspetto. Il problema era che questa lacca era un positivo. Su questa lacca veniva poi realizzato in metallo quello che era il negativo. Il negativo veniva passato sulla pressa, la pressa attraverso una forte pressione e col vinile con la temperatura corretta lo stampava, per cui veniva fuori il positivo un'altra volta. Quindi la lacca di Yuri è il primo gradino, poi bisognava fare la stampa che era una lega di argento, zinco e quant'altro, il secondo, quella veniva messa una pressa e veniva fatto il terzo. Questo era il concetto di come veniva fatto prima. Poi i giapponesi invece introdussero un altro sistema che era quello di ricavare direttamente il negativo attraverso un procedimento con laser direttamente sul metallo, e questo è stato il sistema che ha un pochettino ridotto i passaggi, quindi ridotto i costi, con altri aspetti negativi sull'argomento che non sono di poco conto. Quindi qui siamo sempre abituati nell'acustica che ogni medaglia ha il suo rovescio. Quando si pensa che la panacea di tutti i mali sia stata inventata, ci si accorge che poi in realtà quello che abbiamo mediato da una parte ci ha portato dei compromessi da quell'altra, ma è fondamentale. Quindi se Thomas è d'accordo, io direi che Piero meglio di me vi può parlare di questo argomento. Sì, se posso chiedere a Yuri di farci rivedere il disco, perché c'è un particolare molto bello sull'etichetta che c'è scritto provino, eccolo là, velocità 45 giri sottolineato, prima registrazione. È vero, eccolo. non l'avevo visto prima. A matita, ovviamente. Questo è il disco che veniva fatto dalla Audio Service Inc. Sì, sì, il concetto era esattamente quello di dire, in gergo chiamate lacche di prova, no? Come suonerà il mio prodotto poi su vinile? Cosa faccio? Vado a fare un oggetto che poi io posso anche suonare, perché quella lacca lì io se la metto sul giradischi, metto 45 giri, funziona, certo. Suona. Poi essendo fatta di lacca, ovviamente avrà un numero di possibile di riproduzione estremamente ridotto, cioè è un materiale molto più morbido del vinile, però io posso quantomeno avere un'idea fisicamente, proprio anche magari portandomela a casa, ascoltandomi sul mio impianto stereo, di come suonerà il mio prodotto. Successivamente su quella roba lì veniva applicato per via galvanica, la faccio breve, non noiosa. Una volta provata la lacca, questa lacca veniva immersa in un bagno nel quale erano sciolti diverse leghe di metallo che per attrazione elettrica si attaccavano fisicamente alla lacca. Ecco perché c'era la piastra d'alluminio dietro. Fatto questo mestiere, veniva sciolta la lacca con il calore e io avevo il mio famoso negativo. Ovviamente i negativi erano due, lato A e lato B, che venivano poi infilati nella pressa e dai quali veniva poi riestratto il positivo, che se il procedimento era fatto con tutti i dovuti crismi era decisamente fedele alla lacca di prova. Diciamo che era una buona 90-95%, poi correggetemi se sto dando delle percentuali magari troppo alte. Per riagganciarmi a un discorso che stava facendo Foffo prima, il discorso della qualità del vinile, è vero di fronte al fatto che, secondo me, a mio modestissimo giudizio, noi però in Italia abbiamo avuto dei tagliatori e dei fabbricatori di lacche incredibili, abbiamo avuto e abbiamo ancora oggi. Piero, scusami, perché all'ascolto ci può essere anche... Io adesso ho detto a Thomas di passare anche un link su un articolo che ho fatto io sul glossario dei termini che riguardano il vinile, che è molto utile, però c'è anche gente che proprio non sa di cosa stiamo parlando, quindi precisa anche che stiamo parlando proprio di un incisore quasi, un maestro incisore, cioè qualcuno che doveva seguire pedissequamente assolutamente sì. Cioè, fai anche capire proprio materialmente, ecco. Non era un lavoro tipo come ce lo possiamo immaginare noi oggi, tipo Lino Banfi, rosso-verde, era un lavoro che spesso e volentieri, quando io poi avevo in mano le matrici, si facevano confronti al microscopio tra le lacche di prova e le matrici per capire se non ci fossero delle grosse discrepanze e dovessero esserci, perché il problema grosso è che questo procedimento di deposito di metallo è un procedimento che è curabile, ma è curabile fino a un certo punto. Ci sono tutta una serie di variabili che non sono particolarmente predittive. Per cui questo mastro incisore fisicamente magari era lì con lo scalpellino e correggeva la lacca se trovava una grossa discrepanza tra quello che era... correggeva la matrice, scusatemi, si trovava una grossa discrepanza tra quella che era la lacca di prova e la matrice stessa, cosa che oggi probabilmente ce la sogniamo proprio col telescopio. Anche se è una delle motivazioni per cui all'inizio dicevamo che la componente umana è comunque quella sempre che nella produzione musicale fa la differenza, qualunque numero ci mettiate sopra. Diciamo che la cosa più interessante di tutto questo processo è che forse oggi sono riusciti a industrializzarlo un po' di più, c'è più controllo, insomma sono più... Stiamo sempre parlando di condizioni ideali, perché poi è ovvio che se il target di vendita è di vendere quel pezzo a €10, non può esserci tutto questo lavoro dietro, è impossibile, ok? Se il target di vendita invece è un target di vendita giusto, quindi io ho un margine per poter infilare il lavoro di tanti professionisti super specializzati, ancora oggi riusciamo ad avere, anzi proprio per questo motivo oggi riusciamo ad avere anche delle qualità migliori. Quando prima dicevi abbasso la testina, quando dicevi prima abbasso la testina, entro nel solco e non sento rumore, questo sì è il vinile buono, ma è anche il fatto che la sua matrice è una matrice con una uniformità superficiale estremamente migliore delle matrici che si potevano fare negli anni 70 e negli anni 80. Perché? Perché abbiamo capito come funzionano le galvaniche, abbiamo capito che vanno filtrate le acque, abbiamo capito che quella lega funzionava bene, ma oggi funziona meglio quest'altra lega di qua. E paradossalmente spesso e volentieri questi step tecnologici sono stati degli step non tanto di ricerca ma quanto indotti, cioè a un certo punto dice non posso più usare il piombo perché sennò inquino eccetera eccetera, quindi via il piombo, che ci metto a posto del piombo? Faccio due esperimenti, ci metto un altro materiale e scopro, una volta tiro sulla temperatura, tiro giù la temperatura, aumento la circolazione dell'acqua, diminuisco la circolazione dell'acqua, trovo il mio bilanciamento, scopro che quella matrice ha fondamentalmente una resa superficiale migliore di quella che riusciamo a fare con la vecchia mescola, chiamiamola mescola tra virgolette. Certo. Io vorrei dire una cosa e buttare due domandine a due dei nostri ospiti. Allora, una è che ovviamente tutto quello che è stato detto è super vero, super interessante, quindi anche tutto il processo si capisce. C'è una domanda negli argomenti che avevo messo, uno dei mini argomenti era perché appunto un CD non costa quanto un vinile quando lo andate a comprare al negozio, ma mi sembra che la risposta a questo punto sia implicita. Capite bene che la produzione sta completamente diversa, il fatto che tutte e due contengano musica non li rende due prodotti uguali, fanno parte di una filiera completamente diversa. E purtroppo i costi per quanto riguarda i dischi in vinile si alzano. Oggi devo dire che si è sempre più estremizzato questa fatta, quindi c'è la produzione quella da scaffale fatta alla buona, che sono quelli che poi di solito hanno tutti i difetti di stampa del mondo e la gente si convince che il vinile scrocchia quando invece no, non dovrebbe, il vinile non dovrebbe mai scrocchiare. E poi ci sono produzioni, e intanto mi butto su Marco, come questa che dicevamo nel backstage, che è una produzione della Mobile Fidelity che è molto costosa, quindi io non è un consiglio che do, questa è una roba da, se avete il disco della vita compratelo perché veramente lo sa tanto, e si chiama One Step perché? Perché elimina i processi padre e madre, praticamente dalla lacca viene fatto direttamente, infatti è un numero limitatissimo, è un'edizione molto limitata proprio per questo, perché viene fatta direttamente quello che poi è lo stamper e poi direttamente il disco, chiaramente ovviamente con una miscela del vinile pazzesca e tutti gli annessi connessi. E devo dire che effettivamente, ora Marco magari ce lo conferma perché anche lui è molto appassionato di queste produzioni, la differenza è netta, chiaramente. Purtroppo non è un mondo che ti tiene il portafoglio al sicuro, questo. E poi dopo io intanto passerò la parola a Marco, e poi, visto che c'ho Yuri qua, tornando alla componente umana che dicevamo all'inizio, voglio sapere da Yuri, che sicuramente ha delle idee molto chiare in questione, spesso ci confrontiamo, quanto timore ha lui quando fa una produzione, appunto, a chi verrà affidata eventualmente, cosa sente dentro quando sente disco in vinile, cosa gli prende dentro. Però prima sentiamo Marco intanto. Vabbè, allora, innanzitutto grazie per avermi chiesto questa cosa perché mi preme moltissimo. Io ho tanti amici che sono appassionati di musica, anche gente che lavora nell'ambito della musica, e mi chiede, no ma che sai, vorrei comprare questo disco, ho visto che è uscita adesso, che ne so, la ristampa di David Bowie, però cerco un disco dell'epoca. E io dico sempre, ma c'è una motivazione in particolare per cui tu preferisci comprare, che ne so, un disco degli anni 70-80 di quell'artista lì? Cioè sì, perché si sentono meglio. E allora anche qui andiamo sempre su un territorio minato, diciamo così, no? Io per la mia esperienza, insomma, anche di tantissime ristampe che ascolto, che continuo a comprare, a volte grazie anche al fatto che scrivo di musica, insomma, mi vengono inviate a volte anche in anteprima, e sto constatando che invece oggi c'è un'attenzione e una cura super meticolosa nelle ristampe, cosa che prima non si faceva, perché prima, soprattutto negli anni 2000, diciamo così, quando il disco in vinile era considerato un gadget fondamentalmente, e quindi che faceva? Prendevano i master gli stessi del CD, li buttavano sul, lo dico proprio in termini rozzi, e facevano la cosa peggiore che si può fare, no? Quindi far suonare male un vinile, ma perché chi comprava il vinile lo metteva sigillato in libreria ed era un feticcio, una cosa da collezione. E invece oggi c'è gente che ha riscoperto il gusto di ascoltare il vinile, un po' per un discorso proprio di amore nei confronti della musica, che ti siedi e l'ascolti dall'inizio alla fine, ma poi anche perché effettivamente il vinile può offrire una qualità del suono con una delle particolarità che lo rendono unico. Poi io sono un amante sia del digitale, dell'alta risoluzione e via discorrendo, e ognuno di questi sistemi ha le sue caratteristiche che lo rendono assolutamente unico, preferibile rispetto a un altro. Però il disco in vinile, correggimi se sbaglio Marco, è il re del MiFi, no? È il re dell'ascolto, però come me lo posso calibrare io? Cambio la testina, cioè il giradischi, sì. C'ho tanto da... Hai ragione, però devo dire purtroppo una cosa che tu stesso prima hai fatto vedere, un disco costosissimo, sono ormai diventati dei dischi super da collezione, perché comunque, a parte che non tutti sono disposti a spendere 200-300 euro per un disco in vinile, se riesce a comprarlo peraltro, perché spesso non, essendo copie limitate, se non ti sbrighi non le trovi più. Questa è la prima cosa, e poi anche farli suonare bene i dischi in vinile. Poi non, questo è un argomento di tipo tecnologico, magari parleremo negli interventi dopo. Successivi ci vuole purtroppo un impianto di un certo livello, perché oggi vanno di moda quelle cose terrificanti, agghiaccianti, fatemelo dire, che sono questi giradischi tipo le fonovaligie, no? Che c'hanno dentro la chiavetta e la USB, no? Che dice, ah sai, mi sono comprato il giradischi, no? Cioè io mi strappo i capelli che non ho, perché pensano che quello sia un giradischi, insomma, è una cosa terribile, insomma. È ovvio che purtroppo il disco sentito come si deve richiede un impianto di un certo tipo, per cui un bel giradisco, una bella testina, un amplificatore, insomma è una catena audio e non costoso. Tutti oggi sono disposti, sì, non tutti oggi sono disposti, perché ormai l'impianto stereo chi ce l'ha? A parte noi cariatidi, e poi ci sono quei pochi che magari, cioè mio nipote che ha quasi 40 anni non ha mai usato un disco in vinile, cioè mi dice, zio mi fai vedere come si usa il giradischi, e io dico cioè, va bene, ok, ti faccio vedere. Questo fa capire che c'è tutta una generazione che è cresciuta ascoltando l'iPod, fondamentalmente oggi il telefonino, diciamo così, ma gli manca addirittura anche il CD. Quindi, però io sono convinto che il vinile oggi, pur rappresentando una fetta piccolissima del mercato rispetto alla digitale, però comunque è un mercato che tiene molto bene, tutte le case discografiche infatti lo stanno cavalcando, perché genera parecchio fatturato. Yuri. Sì, che poi, scusate se posso mettere un attimo su questa cosa di Marco, ti ricordi Pelle, quando è uscito Uptown Funk? Certo. Che ci siamo fatti un giro di telefonate con Diego eccetera eccetera, dicendo no, non ci crediamo. Cioè che abbiamo fatto play da YouTube e sono cadute le casse e noi dalla sedia. Sì. Per cui ancora una volta torniamo alle persone che ci sono dietro al contenuto, che non è tanto il contenitore, no? Perché poi Uptown Funk, in qualsiasi forma uno la prenda, quando fai play cadi dalla sedia. Sì. Che vuol dire che lì c'è stato qualcuno o più persone dietro questo progetto che hanno detto bene, deve andare lì, lì, lì e là. Facciamo le cose per bene, per andare lì, lì, lì e là. Vero. Come nel disco che è alle spalle, che è quello dei Daft Punk, no? Esatto. Che è un album, alle spalle. È un album che viene considerato un capolavoro anche dal punto di vista lì, che suona da qualsiasi punto di vista, cioè che sia vinile, che sia CD, che sia liquido, è un capolavoro assoluto. Allora, soltanto una cosa, Piero guarda WhatsApp E passiamo la parola pure a Yuri per la seconda domanda che aveva fatto Salvatore, così ci facciamo una bella risata. No, a parte gli scherzi, è un discorso relativo più che altro a che cosa ci si aspetta dopo che uno ha registrato in studio, no? Quindi uno registra le proprie cose in studio e a un certo punto si accorge che già passare sul CD cambia qualcosa, perché abbiamo registrato tutti quanti con i convertitori Prism, con 96 kHz, 24 bit, 32 bit, poi già quando passi a 16 bit, 44 ti cominci a guardare sperando che tutto vada a posto, poi quando da lì mandi il tuo mix al mastering preghi che ti torna un mastering più bello, e non è sempre detto, eh? Cioè, quindi non è che capita matematicamente questa cosa. E poi quando lo mandi al cutting per fare il vinile, anche lì sai già che comunque sei partito da uno studio di registrazione con una qualità di un certo tipo e poi devi un po' pregare che nessuno ti devasti quello che è stato fatto in studio, insomma, diciamo. Quindi questo poi Marco lo sa meglio di me, scusami Stefano, dicevo, per cui chiaramente quando poi spendi tanto tempo per registrare con l'orchestra, stai lì, le cose super fighe, Abbey Road, no? E poi cioè, ti arriva il master e ti si addrizzano i capelli, dici oddio aspetta un attimo, tutto quel lavoro, tutto quel tempo, tutta quella cosa, queste sono tutte cose che poi ovviamente l'utente finale non sa, quindi magari succede anche che poi ti ritrovi l'utente finale che spende più per l'impianto stereo di quanto hai speso te in studio per fare il disco. Passo la parola a Stefano. No, non tirarmi in ballo su queste cose. Che tra l'altro Yuri e io ci siamo conosciuti proprio in Studio 1. Tra l'altro era il mio compleanno quando ci siamo conosciuti. Guarda, c'ho una foto, se Thomas mi condivide lo schermo. Quando ero alto e slanciato. Esatto. Eccolo lì. Strano, Umberto non era al telefono. No, esatto. Lì era probabilmente il mio primo anno. Che anno era, Yuri? Cos'era? 2014? 2014, sì. Sì, il mio primo anno lì. Comunque sì, hai ragione. Come dire, una volta c'era il detto, i mix come, non si finiscono, si abbandonano. Esatto. E ora quell'abbandono ha un po' del lo lascio in autostrada sperando che lo raccolga qualcuno cui ci tiene. Perché alle volte veramente, soprattutto con i... Cioè, sapete anche voi meglio di me come va il mercato e il procedimento discografico in questi periodi, cioè, l'etichetta o chi per sé manda la cosa 10 mastering engineers che poi ne tornano 8, 9 sono meravigliosi, uno fa schifo, l'altro mi manda il pezzo sbagliato, quindi Pelle che è di là sa benissimo anche lui come funzionano queste cose. E certo il mastering, come a maggior ragione appunto il vinile, è una cosa, oso dire, molto 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 personale, perché appunto sul mastering in particolare per il vinile si possono fare molti danni. Prima che mi collegassi si citava Tommaso, che è da questo punto di vista qua è il, come dire, è una delle persone più sensibili e delicate. Altra cosa per quanto riguarda il mastering, chiedo scusa se esulo per un secondo dal vinile, il mastering engineer migliore per quanto mi riguarda è quello cui tu mandi un mix e ti chiede cosa hai dovuto, e gli chiedi cosa hai dovuto fare, niente. A Abbey Road era successo persino che i clienti si arrabbiassero con un mastering engineer di lì, Sean in particolare, perché arrivano questi per far masterizzare un pezzo, lui li guarda e li fa, io non ci devo fare niente, e questi sono sfavati perché no, noi vogliamo il mastering di Abbey Road, quindi a riprova del cliente. Lui doveva fare un gesto papale, doveva dare la benedizione, e Lui... No, penso che abbiano solo emesso fattura senza benedizione in quel caso. È una bella benedizione anche questa. Ragazzi, io a questo punto, visto che mi alzate così, lancio la bomba. Allora, vi faccio preparare i giovani. Parto da, diciamo, chi ha un po' più anni di voi, da Silvano e Foffo, perché il disco in vinile ha una caratteristica che, qui mi dispiace, ma il CD già la perdeva. Col digitale, diciamo, liquida e morta, e mi dispiace soprattutto anche per i presenti, cioè i credits, cioè quando a parte la inesattezza dei credits, ma quando si compravano i dischi conoscendo non solo i nomi dei musicisti ma anche i nomi dei produttori e dei fonici. Io parto con Silvano, poi Foffo e poi i ragazzi, e poi voi che ci siete adesso in questa realtà. Ah, guarda, ti dirò, all'epoca esistevano secondo me due categorie di fruitori di musica, una che corrisponde esattamente al profilo che tu hai tracciato, ed era quella degli amanti della musica da un certo punto di vista. L'altra era la categoria di coloro che ascoltavano la musica perché era di moda, perché questo serviva per socializzare e per 1001 motivi. Rimane il fatto che comunque entrambe le categorie, quella più approfondita nella conoscenza e quella più superficiale, fossero molto attente a questi aspetti. Oggi come oggi si è persa molto questa attenzione. Perché? Perché è cambiato il modo di ascoltare la musica. All'epoca la musica, a prescindere dalle possibilità economiche e dall'appartenenza sociale delle persone, comunque era impegnativa anche a livello di spesa per potersi apprezzare, per ascoltarla. Oggi come oggi basta un telefonino con una cuffietta e la musica si ascolta così, anzi direi che la maggioranza l'ascolta così, purtroppo. E questo ha portato a tutta una serie di situazioni di tipo diverso. Chiaramente non avvenute per caso, ma probabilmente anche volute da quella che era una necessità di mercato. È un discorso molto lungo questo da affrontare. Ecco, rimane comunque il fatto che sicuramente una volta c'era più attenzione, c'era più impegno e l'ascolto era più impegnativo. Quando Poppo diceva, tutto sommato non è che si consumano le cose così, ma la musica veniva consumata con attenzione e non come passatempo, e diceva una verità sacrosanta. Oggi non è più così, i risultati li abbiamo tutti davanti agli occhi. Assolutamente. Foffo, che ci dici? Dunque io vorrei parlare un attimino della questione dei crediti, che non è una questione di poco conto. Perché questo? Perché l'ho vissuta io sulla mia pelle, per cui ecco, sono, diciamo, vittima anche di quello che è stato poi la non attenzione da parte delle label di quel periodo lì a non mettere e a non riconoscere le dovute riconoscenze a strumentisti, a produttori, a operatori nel settore in generale. Questo perché? Perché da come l'ho vissuta io in quei tempi la discografia, essendone un funzionario, voglio dire, quindi avendola toccata con mano, non gli fregava niente alla direzione di un'azienda di sapere che disco l'aveva, che ne so, registrato Maurizio Montanesi o chi per lui, cioè non gli fregava niente. L'interesse della discografia era di fare un progetto all'altezza del buon nome dell'etichetta, di venderlo, perché questa era chiaramente la finalità principale, avere un ritorno economico dagli sforzi altrettanto ingenti che si facevano per portare avanti allora le carriere degli artisti, e purtroppo si perdevano si dimenticava chi aveva collaborato a far diventare grandi artisti come Baglioni, come Cocciante, come De Gregori, come Venditti, come Dalla, come Rino Gaetano e via dicendo. Parlo degli artisti che ho conosciuto io perché lavoravo nella casa discografica e poi li ha generati. Io mi ricordo che quando sono entrato, oltretutto c'era stata una grossissima querelle allora, perché praticamente l'allora RCA non aveva riconosciuto dei diritti a delle persone che secondo la casa discografica non erano stati coinvolti in operazioni discografiche. Così l'RCA per esempio decise come regola che avrebbe messo soltanto il riconoscimento al produttore e non all'ingegnere del suono e non ai musicisti che avevano suonato, per cui tantissimi dischi, ma anche dischi di successo, dischi famosissimi, oggi non vai a cercare dei crediti e non trovi che ha suonato questi dischi e fanno parte della storia della discografia italiana. Molte cose dove io allora suonavo anche il sax e mi chiamavano e suonavo il sax, molti interventi che io ho fatto non sono riconosciuti dai crediti. Addirittura, essendo io facendo io parte della direzione artistica e avendo fatto dei dischi come produttore vero e proprio, non venivo riconosciuto come produttore ma come realizzatore. Cioè la parola produzione veniva sostituita da realizzazione. Ecco, per farvi capire come molte cose, ora non tanto per la RCA, ma io penso anche alla CGD, alla CBS, all'Aristo di quel tempo lì, alla Rifi, a RTT, insomma erano concorrenziali, molte cose. Purtroppo io vado a cercare, ogni tanto mi diverto con Andrea, ma chi avrà fatto sta roba? Andiamo a vedere. E nonostante i nostri sforzi, qualche volta si trova l'origine della nostra ricerca e qualche volta purtroppo non si sa. Io mi ricordo per esempio molti dischi dove alla batteria c'era, che ne so, il buon Calloni che suonava con Battisti e in molti dischi di Battisti Calloni non è riportato. Ecco, questo è per spiegarvi il vuoto di informazioni che allora si denunciava nel non dare spazio ai crediti nei dischi, anche dischi famosi. Ma questo non solo nei dischi italiani, anche dischi degli anni 60, per esempio, americani, che erano già più predisposti a notificare il lavoro dell'entourage artistico rispetto a noi. Però anche lì non si trovano i nomi degli esecutori o dei session man. Difficilmente. Poi chiaramente andando con la musica progressive, con l'avvento della musica progressive, si cominciarono a osservare tutte queste a dare certezza a chi aveva partecipato alla realizzazione dei dischi. Certo. Andrea, ho visto che prima ti sei messo le mani nei capelli, beato tu che ce l'hai. sei mutato. Smutati. Lezione numero 1 di fonia: se non si leva il mute non funziona il microfono. Pagina 1, scusate. Mi sono messo le mani nei capelli perché appunto io penso di avere veramente imparato più dai credit dei dischi che da qualsiasi altra cosa. Tu hai comprato, scusami, hai comprato mai un disco non per il musicista ma per la curiosità di un altro credits, di qualcosa, magari di un artista ovviamente che non conoscevi? Allora in un certo punto di vista sì, è stato un incontro fortunato perché per questo motivo ho comprato The Dude, quando appunto venne fuori la prima passione per Michael Jackson, la grande passione per Michael Jackson è durata dal primo ascolto di Thriller all'acquisto di The Dude, perché appunto volevo approfondire questo Quincy Jones, questo produttore, e lì è stata un'epifania. È per questo motivo che ti dico che è stata, per me è stato fondamentale poter leggere, ho avuto la fortuna appunto da piccolo di essere circondato da dischi soprattutto inglesi e americani. Devo dire sfortuna nel non avere, nel partire tardi con la musica italiana, però da questo punto di vista grande fortuna ad avere dischi, diciamo, soprattutto post anni 70, sia inglesi che americani, dove appunto i crediti erano riportati con grandissima cura e non posso, cioè, ci sono dei dischi, The Dude ad esempio, mi viene in mente qualsiasi disco degli Steely Dan dove sono le pagine gialle perché c'è una quantità di persone, e questo mi ha aiutato tantissimo a fare i link nel sapere gli stili dei musicisti, che no, dei produttori, esatto, per esempio. Quindi per me io sono assolutamente grato al fatto di poter leggere crediti, cosa che poi mi è rimasta attaccata anche nell'era dei CD, dove per fortuna erano praticamente onnipresenti, e personalmente ne sto sentendo molto la mancanza e spalleggio fortemente, anzi invito magari anche a fare una ricerca e a sostenere con una firma digitale appunto una sorta di petizione partita insomma dai padri fondatori dell'afonia, tra cui appunto Al Smith, Filippetti, George Massenburg, che hanno proprio insignito, tutti i nomi piccolini, che hanno proprio insignito una sorta di petizione per chiedere a grande voce l'inserimento dei credit sulla musica liquida. Cioè, posso dire una cosa? Prego. No, ti posso rispondere a questa cosa qua. Allora, purtroppo molti non lo sanno. Ma se tu per esempio hai l'utilizzo di una piattaforma di streaming, per esempio Cobuz, no? Sì, certo. In alta risoluzione eccetera, e usi adesso qui andiamo un po' sul tecnico, un software che si chiama Roon, che è il miglior software attualmente al mondo probabilmente per la riproduzione di file di alta risoluzione. Roon ha una caratteristica molto interessante, è che gran parte degli album che sono contenuti nel catalogo, nei cataloghi internazionali, vengono inseriti all'interno di questa piattaforma anche con i crediti. Cioè, se tu vai a guardare, non ci sono, voglio dire, al 100% di dischi, ma in gran parte. Questo che vuol dire che se tu stai ascoltando anche un artista che non conosci, vai su Info, innanzitutto trovi spesso la recensione del disco che viene fatta da vari esperti, e poi all'interno ci sono anche produttore, casa discografica, musicisti e gli autori anche a volte, certo. Capito? Quindi diciamo che il digitale è già in parte predisposto da questo punto di vista. Il digitale è predisposto a prescindere, perché come tasto destro informazioni sul file e viene fuori scritto tutto. Cioè, io ti ripeto, mi ritorno nei miei panni di un me dodicenne che acquista la cassetta di Thriller, legge il libretto, cioè un credit sia veramente alla portata di tutti. Ecco, questa secondo me... Questa secondo me è la cosa importante, perché appunto ti può stimolare tantissimo, ecco, semplicemente questo. E poi penso sia una cosa, un tributo dovuto, anche perché è mortificante, appunto ne abbiamo parlato tantissimo con Foffo, l'idea di saper di aver fatto parte di un progetto importante o poco importante che sia, e non è avere riconosciuto. Io ho anidride solforosa a Lucio Dalla, io ho suonato i sassofoni dal primo all'ultimo pezzo e non c'è il credito mio, e insomma, trattandosi di un disco che io reputo uno dei più belli della discografia italiana, un po' mi rode, se tu mi permetti. Certo. Però era così, non era così, non gliene fregava niente alle direzioni artistiche se non c'erano i crediti. E questo è stato anche appunto, come diceva Foffo, negli Stati Uniti lo stesso discorso, parlandone appunto è venuto fuori che a diversi ingegneri degli anni 50 e 60 americani gli veniva risposto: se vuoi le royalty vai a lavorare in Inghilterra, perché in Inghilterra già esistevano, ecco, quindi è stata una cosa graduale, ecco. Posso entrare un attimo in camera? Voglio farvi vedere una cosa, scusami. Sì. non so se si riesce a vedere, no? Questo per esempio è il... no, mi sa che non si vede una ceppa, aspetta. No. Vediamo. Non si... forse così. No, è non tutto si vede bianco. Niente. No. Chiedo scusa, va bene. Niente, no, era per far vedere per esempio di Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson, e ti fa vedere tutti i musicisti, arrangiatori, rhythm arrangement, percussion arrangement, testo, horn arrangement, Jerry A. Tutti, poi anche i tecnici del suono, Bruce Whedon, produttori, mancano solo i truccatori. Sì, sì, no, e quindi diciamo alcuni software fanno questa cosa qua, però effettivamente andrebbe molto migliorata. Certo è che per la musica che si fa oggi, insomma, leggere magari di un artista che c'ha un produttore, fa tutto lui, e il cantante che canta e poi è finito lì, insomma, non c'è granché di più. Mi si permette un secondo la vena polemica, se possibile. Sul discorso crediti, a parte che a mo' di battuta certe volte mi fa quasi piacere che nei crediti di certe cose io non ci sia, però una cosa che, esempio stupido, si va su YouTube, si cerca il video di un pezzo, proprio lì secondo me, ripeto, a mo' di polemica, c'è l'incarnazione del video Kill the Radio Stars, perché certo. Vedi i crediti anche dell'elettricista sul set, ma non c'è il credito di chi ha fatto il suono, di chi ha registrato. È come dire, è proprio l'esemplificazione, secondo me, di dove l'etichetta, la casa discografica, come vogliamo chiamarla, di dove porta l'attenzione. Nel senso, volevo proprio introdurmi in questo discorso, perché comunque per l'aspetto video, soprattutto all'estero, esistono le union, e per i musicisti no, quindi il peso poi contrattuale anche in questo dipende molto dalle union. Quello io fortunatamente lavorando molto con orchestre, con le union non si scherza, prova a fare 5 minuti in più di una sessione e poi me lo spieghi il conto come lievita. Però appunto esatto, questo aspetto della non attenzione, cioè, scusate, dello spostamento dell'attenzione verso il contenuto, perché ora la parola che si sente ogni volta che si fa un disco è il contenuto, cioè non ci sono più soldi per la musica, però spendiamo 160.000 euro per un video di 3 minuti, il che, ripeto, sempre polemica ed esula dal vinile ed esula da tutto, però torna secondo me inerente al discorso crediti. Cioè, a me, con tutto rispetto per l'elettricista, per l'amor di Dio, che fa un lavoro che non sarei mai in grado di fare, oso dire che probabilmente chi ha mixato l'audio di un video musicale forse ha più, come dire, deve essere menzionato di più che non l'elettricista, però io sono di parte, come forse lo siamo tutti noi. Allora cari, vi interrompo solo un attimo perché il tempo vola, ragazzi. Mi ha scritto un caro amico fonico bravissimo che sta vedendo la diretta, mi ha detto: ma come mai non ti vedo in diretta? Gli ho fatto: guarda, io sono con la birra in mano in venerazione di questa serata. E lui mi ha fatto: vedi, quando parlano i santi noi stiamo zitti là dietro e pregamo. Sono fatti esattamente questo. Vi introduco un altro punto, così cerchiamo di fare un piccolo collo di bottiglia per dare una visione d'insieme alla serata, e io sono sicuro che qui tocca fare un bis, perché secondo me non arriviamo neanche alla metà delle cose belle che si potrebbero tirare fuori. Era ovvio. Il titolo ma era chiaro, però vabbè, intanto proviamo. Il titolo di questa parte è la correlazione tra dischi in vinile e mezzi di riproduzione hi-fi, l'importante è l'acquisizione di un know-how di base. Quindi io qui giro la palla a Salvatore, ricordandovi a tutti voi che, visto che avete scritto anche tante domande, alcune diciamo entry level, altre più significative, nel senso proprio come contenuto, ricordatevi che appena finisce la diretta il video di YouTube rimane online, tutte le domande che avete scritto però durante la diretta spariscono, quindi per favore riscrivetele nei commenti, e da domani Salvatore e i nostri supereroi si presteranno per darvi le risposte per iscritto, così rimangono anche a disposizione in maniera più rapida. Vai Salvo! Allora, questo è un punto che sicuramente... Torno a pregare interessa... intanto. Come? Ah, ok. Che sicuramente interessa a tanti anche che sono all'ascolto, ed è sono domande che vengono spesso fatte, no? Rientrano anche nel discorso, ma il CD, ma il vinile, eccetera, eccetera, perché poi il mezzo anche di riproduzione è importante, perché nel vinile, chiaramente il vinile è una riproduzione meccanica, lo è anche il CD, diciamo. Ma nel caso, per esempio, di un CD, la parte meccanica poi viene inviata, diciamo, alla parte di conversione analogico-digitale, che poi è quella forse importante, nel senso che se poi voi collegate magari una parte di conversione più evoluta alla meccanica del CD esternamente, già avete un buon sistema, non avete neanche speso, cioè, l'ira di Dio, mentre per il vinile tendenzialmente se stai... Ci sono due tipi di entry level: l'entry level quello da supermercato, da mercatone, e lì non state da nessuna parte, e l'entry level quello, potete chiamarla audiofilo, io la odio come parola, ma diciamo quello un po' più evoluto, che ovviamente è fatto di varie cose. C'è il giradischi, c'è la scelta della testina, c'è il famoso prefono, c'è la parte di preamplificazione della testina, che ovviamente se no non vi faccio la differenza tra le testine perché andrei troppo lungo, ma insomma ha bisogno di un'amplificazione perché il segnale è molto basso per portarla a un livello, diciamo, che può essere poi recepito dall'amplificatore, eccetera, eccetera. A noi non interessa adesso entrare in questo argomento quando iniziamo a fare consigli per l'acquisti. L'argomento che però io lancio è questo: abbiamo parlato di cultura finora. La cultura però annessa a queste bellissime... Tra l'altro questo, scusate, non l'ho detto prima, l'ho fatto vedere a Andrea, e ovviamente Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, discone che dovrete avere per forza, che noi leghiamo alla riproduzione di questi padelloni neri o colorati che siano. Tanto anche il nero è colorato, ho fatto un articolo apposta, sappiatelo, quindi se no, i colorati non si sentono peggio. È appunto il mezzo con cui noi andiamo a riprodurle, e questo nell'epoca d'oro del vinile presupponeva una certa cultura anche dell'hi-fi, o come vogliamo chiamarlo, dei mezzi di riproduzione, cosa che adesso purtroppo non c'è, perché sì, è tornato il disco in vinile, ma non è che sia tornata soprattutto nei giovani, anche perché il mondo, diciamo, della cultura hi-fi è un mondo abbastanza respingente spesso e volentieri per i giovani, un po' per i costi, un po' perché i gruppi sono abbastanza chiusi e abbastanza attempati spesso, e quindi non c'è questa parte, ed è una bomba orologeria, perché se una cosa non si lega all'altra si continuerà sempre a dire tante cose tipo che il vinile è rumoroso, che non si sente bene per tanti motivi, e biribi e brubà, ho fatto questi confronti, eccetera, eccetera. Giro la domanda ai nostri ospiti, partendo sempre da Silvano e Foffo, che hanno vissuto, diciamo, più a lungo ovviamente l'era del disco vinile. Come hanno visto cambiare sia i mezzi di riproduzione, quanto li ritengono importanti e quanto ancora oggi loro tengano appunto ad avere un loro personale ascolto di un certo livello, e cosa possono consigliare a un giovane che adesso si trova magari spaesato e non sa neanche da dove iniziare. Bene, io partirei proprio da questa ultima parte della domanda. Che cosa si può consigliare? Quello che posso consigliare è che ascoltare attraverso un cellulare con delle cuffiette è una cosa veramente da proprio, anche perché questo è un significato se tu lo fai sulla carrozza della metropolitana, là dove ti isoli dall'esterno e dove il rumore che è fuori viene attutito da quello che ti arriva dentro l'orecchio, ma questo è ascoltare la musica. È il discorso al quale avevamo fatto la preparazione prima quando avevamo parlato della gestione dei crediti, è un discorso secondo me estremamente commerciale. Il mercato così è virato perché commercialmente era conveniente per tutti fare così, con i risultati che poi abbiamo oggi davanti agli occhi. E cosa consiglio? Il consiglio è che purtroppo l'impegno economico è gravoso per avere un ascolto che sia decente, e chiaramente se si prescinde da un ascolto decente si prescinde anche dall'analizzare la qualità del prodotto che tu vai a consumare quando ascolti la musica. È perché la musica è fatta per essere ascoltata dall'udito, quindi tu non puoi pensare di poter avere una cozzaglia di rumore nelle orecchie che dalla lontana ti ricordano quello che è un brano musicale e dire io ho ascoltato la musica. La musica è ben altra cosa, è una cosa completamente diversa. All'epoca il concetto era universale. Oggi questo concetto viene considerato un qualcosa di relegato nella turris eburnea di coloro che ancora hanno cose di questo genere, che comunque non serve a nulla perché c'è dell'altro. È proprio un discorso di consumo diverso. Qui il mercato prima era un mercato che si riferiva esclusivamente a coloro che avevano delle possibilità, era un mercato più ristretto. Oggi con la cuffietta è un mercato che è aperto a tutti e che quindi ha i pregi di essere più redditizio economicamente e il difetto di avere abbassato la qualità generale in un modo drammatico. Questo è quello che viene fuori. Il consiglio è uno. A un certo momento, se si entra nell'ordine di idee di ascoltare la musica come va ascoltata, bisogna, se c'è la possibilità ovviamente, in questi momenti di chiaro di luna dubito che ci sia ancora, però di riservare una parte delle proprie risorse per attrezzarsi con quello che è un prodotto che dia la possibilità di ascoltare la musica in un modo che sia più accettabile, anche perché avere un ascolto come quello che viene fatto dalla maggior parte delle persone oggi non ha molto significato, per qualsiasi brano musicale si voglia ascoltare. Qui dobbiamo proprio entrare nell'ordine di idee di sovvertire quello che è stato un trend, anche da un punto di vista commerciale ed economico, e ritornare alla situazione precedente, perché altrimenti noi ci troveremo a fare le ristampe delle pezzi musicali degli anni 70 e di nuovo non siamo in grado di presentare più nulla, e questo è veramente avvilente ed è una cosa che non ci fa vedere la luce del tunnel. Condivido in pieno quello che ha detto Ribeira. Io dico est modus in rebus, come dicevano i latini. In tutte le cose c'è una misura, dipende da come uno si prefigge di ascoltare la musica. Se vuole ascoltare bene deve per forza seguire, non si danno consigli, se voglio sentire bene deve avere perlomeno un amplificatore, un piatto e due altoparlanti che mi facciano ascoltare bene il vinile, due casse mi facciano ascoltare bene, insomma. Se poi mi accontento di ascoltare, perché non sono un cultore del suono e voglio, cioè, ascoltare la musica in maniera ludica, mi accontenterò di meno. Io non posso dare consigli in questo. Io so soltanto che sono stato abituato ad ascoltare bene e ho cercato di assecondare i miei orecchi alla maniera più consona, frugandomi bene, perché purtroppo il problema, e quello fa la differenza chiaramente tra gli ascolti analogici e gli ascolti digitali, è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Per un buon ascolto analogico ci vogliono svariati qualche migliaio di euro, mentre per ascoltare tutto quello che è digitale in una maniera chiaramente hobbistica e non professionale bastano pochi euro. Per cui a ognuno la scelta. Secondo me bisognerebbe, cioè me lo metto a condizionale, cercare di riportare gli utenti o gli ascoltatori così di musica ad un certo grado di percezione che ridoni e che ridesti la sensibilità non solo di ascoltare bene, ma anche di ascoltare la bella musica. E oggi la vedo dura, sinceramente. Yuri, con te abbiamo fatto. Pessimistica. Ah, vai, sai, Marco, vai. Mi sembra una visione un po' pessimistica, nel senso che... io ce l'ho pessimistica, però, no, perché ce l'ho sotto gli occhi, no, la visione. No, ovviamente io la rispetto, ci mancherebbe. No, però... mi dispiace, la vorrei avere ottimistica come te, Marco, però non ce l'ho. No, ma no, perché... io non credo, che non sono proprio ottimista in assoluto, però perché mi rendo conto di quello che dici, poi è un po' una triste realtà, però alla fine dobbiamo sempre fare anche un discorso che è legato alla prima di tutto alla musica generazionale, cioè oggi, che ne so, i ragazzi ascoltano un tipo di musica che magari per noi non è neanche musica, non so, tipo la trap per esempio, no? Oppure un certo tipo di cantautorato oggi che ci sembra alieno in confronto a quello che faceva De Gregori, Dalla, Battisti e via discorrendo, no? Però dobbiamo renderci conto che i tempi cambiano per tutto e per tutti, quindi sia nel quanto riguarda i gusti musicali, anche nel mondo della registrazione del suono, no? Se la musica oggi viene ascoltata fondamentalmente, parlo sempre dei giovanissimi, attraverso il telefonino oppure attraverso YouTube, è normale che non c'è bisogno di andare agli Abbey Road per registrare il pezzo di un disco come, che ne so, quello di Mahmood, che ha più di 120-130 milioni di stream su Spotify, per dirlo, no? Quindi credo che il mercato e comunque un certo tipo di fruizione della musica esiste ancora per chi ha la voglia di avere un impianto, e ci sono tante persone comunque che ce l'hanno, anche alcuni anche l'ho ereditato dai propri genitori, per esempio, no? Quindi non è totalmente vero che non esiste più questo modo di ascoltare la musica. E comunque, chiudo la questione, anche nel digitale si possono ascoltare brani musicali in altissima qualità e spesso anche con impianti molto costosi, perché chi lavora negli studi di registrazione, me lo possono sicuramente confermare, che una delle cose principali per poter registrare alla perfezione un album o rimasterizzare un album sono le schede audio, no? I DAC, che comunque devono avere una velocità straordinaria e tutta una serie di questioni legate a cose tecniche che non voglio approfondire, ma che rendono tantissimo la fedeltà del suono quando il prodotto è finito. Sì, io prima di passare, Andrea, ti tengo per ultimo perché poi per te ho una domanda supplementare su questa cosa. Passo un attimo la palla a Piero e a Yuri. Allora, Yuri, con Yuri stiamo facendo tra l'altro delle dirette che si chiamano How to Listen, che sono proprio centrate sul rapporto che c'è, su come si ascolta la musica nella maniera migliore, al di là poi del supporto. Quindi questo già è un grande orientamento, e infatti volevo appunto Yuri parlasse di questo, però prima voglio chiedere a Piero cosa pensa appunto di questa cosa abbiamo detto, e ricentrando il fatto sul al di là di quanto spendo, che io ovviamente quello che ha detto Foffo è sacrosanto, perché per l'analogico le cifre si impennano, non che come ha detto Marco per il digitale non esistano le cifre alte, però per l'analogico, diciamo, se li mettiamo in proporzione sullo stesso piano devi alzare tanto il tiro, c'è poco da fare, bisogna frugarsi come si dice noi in dialetto toscano, e come ha detto Foffo. Mia moglie mi manda i cuoricini per dirmi ti sento, non comprare altre cose. Però qual è il rapporto che secondo te devono, cioè chi si mette nel mondo del vinile deve instaurare, non tanto con le cifre che deve spendere, ma soprattutto con la cultura che ci vuole nel metterci mani sopra quelle apparecchiature, che non si tratta di fare play, random, switch e via. Allora, guarda, primo, mi attacco a un argomento di prima e ci metto il carico da 10 sul ti consiglio un disco. Si vede? Si vede bene. Si vede. Okay. È la 20ª anniversario e argomento crediti, argomento sempre chi sta dietro a questo tipo di produzioni. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Lista di crediti. Questo è un po' troppo forse. Lista di crediti infinita. Poi magari, vabbè, faccio una scansione e la mettiamo in condivisione. Disco pazzesco che suona in maniera pazzesca sia sotto forma di CD sia sotto forma di vinile, che in questo momento prima mi sono alzato, sono andato a trovarlo, non lo trovo, vabbè. Argomento: come faccio ad approcciarmi a un sistema che mi possa dare una qualità, diciamo, accettabile senza spendere un capitale? Innanzitutto, allora, oggi secondo me noi abbiamo a disposizione un mezzo fantastico, che si chiama Internet, sul quale possiamo fare un sacco di ricerca, e dove però il problema è fare questo tipo di ricerca con un attimo di filtro critico, ok? La cosa peggiore che ci può essere su questo fantastico mezzo è quello di cadere in quelle trappole chiamiamole trappole per topi, che spesso e volentieri sono anche proprio rappresentate dai vari forum tenuti dai sedicenti. Ho letto cose per esempio su argomenti che dovrebbero essere, diciamo, abbastanza standard, tipo la dimatura della testina, che è una cosa importantissima. No. Cioè, se voi potete avere la testina anche da 3.000 euro, ma se non la dimate, se non la mettete bene in asse sul disco, per le bestemmie, sono ancora in fascia protetta, non mi fa bestemmiare. Ecco, per capire, ecco, occhio insomma a quei gruppi frequentati, che forum frequentati. Allora, in termini generali, ti dico, per esperienza diretta, perché poi sai, prima che ci chiudessero in casa uno comunque va in giro, vede nei vari media, world e compagnia bella, qualcosa di interessante a dei prezzi relativamente modici c'è. Allora, il concetto è, se io ti dicessi per cominciare devi spendere 10.000 euro, e uno dice no, fermi tutti, esco e me ne vado, ok? Se tu per cominciare invece ti dicessi guarda, forse con 700-800 euro cominci, non dico ad ascoltare bene, perché in realtà non è un ascoltare bene, ma inizia ad ascoltare, okay? Nella speranza che poi magari, diciamo, una metà di queste persone qua, come può essere successo a me, scartabelli nelle varie cantine dei parentati e possa trovare un piatto, possa trovare un amplificatore, possa trovare un qualsiasi componente, un paio di casse, eccetera, un qualsiasi componente che possa essere utile allo scopo. Un ottimo sistema per capire se sto facendo bene potrebbe essere quello di dire benissimo, questa roba qui che sto prendendo da qualunque probabilmente esiste anche su un altro tipo di formato, vado su Spotify, probabilmente lo trovo. Io personalmente non sono capace di dare un giudizio assoluto, no? Cioè, quando devo dare un giudizio ho bisogno fisicamente di avere A e B, no? Io ascolto A, ascolto B e poi dico ok, secondo me A differisce da B. Se ho fatto bene le mie cose, quando metto sul vinile di Pinco Pallo e ascolto il vinile e poi ascolto B, che possa essere il CD, possa essere lo streaming, è chiaro che ci sarà una forbice, ma questa forbice non dovrà essere una forbice drammatica, ok? Se poi questo streaming io riuscissi ad ascoltare, streaming o CD, cioè, quindi supporto alternativo, io riuscissi ad ascoltarlo attraverso lo stesso impianto che mi sono trovato in cantina, comprato per poche centinaia di euro. Poi, per carità di Dio, 700-800 euro non sono pochi soldi, però insomma, uno potrebbe, non so, una volta si sarebbe detto potrebbe andare fuori a mangiare 20 volte in meno la pizza e mettere via i soldi. Adesso non si può più andare fuori a mangiare la pizza, quindi va bene. Quindi a nessuno sto dicendo dovete spendere questi soldi qua, però c'è un sistema di cavarsi di fuori dal proprio budget e dire ok, qualcosa ci tengo, la metto lì. Considera che il pubblico di Music Off è anche formato da gente che negli strumenti musicali non è che lesina nella vita, quindi sicuramente se l'accesso è quello. Certo, vi rendo conto che è difficile pensare per delle persone di spendere oramai certe cifre. Allora vedi, il problema secondo me è che purtroppo, adesso mi farò dei nemici ma fa niente, proprio il vinile, nel periodo storico che possiamo considerare il suo climax, no? il suo periodo di massima diffusione, è stato secondo me l'artefice, è stato il maggiore artefice di quella che tu prima giustamente hai definito la MiFi, ok? La MiFi ha avuto il contraccolpo positivo per chi produce il materiale, negativo per chi se lo deve comprare il materiale, di non avere limiti. Cioè io domani, oggi ho la testina che costa 500 euro, domani esce fra cazzo da Velletri che mi dice sta testina fa i salti mortali e legge stereo, anche la roba che è mono, ma costa 2500 euro, se me l'hanno venduta bene io quei soldi li spendo, ok? Questa cosa del MiFi è stata una cosa, è un aspetto terrificante. Mi ricordo, guarda, racconto questo aneddoto, non faccio né nomi né cognomi, ma racconto questo aneddoto molto particolare. Eravamo a casa di questo personaggio facoltoso di Milano, caporedattore di un giornale importante, eccetera, eccetera, con il buon chitarrista PFM, ok? Chi per intendere intenda. Questa persona prende un disco PFM, lo mette sul piatto, tira giù la testina e dice senti che bello. Chitarrista PFM, che tutto sommato è un signore, perché è veramente un signore, non ha detto nulla. Quando siamo usciti dice, ma io quella roba lì mica me la ricordavo così. Cioè io che l'ho suonata, non era così quella roba lì, no? E questo signore, questo distinto signore, caporedattore della testata giornalistica, era uno di quelli che 52 testine, uno scatolone pieno di cavi, che andavano da 100 euro al metro a 2000 euro al metro, dicendo mi ha fatto mezza giornata con dire senti metto questo cavo, senti come vanno meglio le basse, metto quest'altro cavo, senti come vanno meglio le medie, che uno dice sì ma tu per ascoltare un disco cosa fai? Fai 3 passaggi, prima ascolti le basse, poi ascolti le medie, poi ascolti le alte, cambiando i cavi, no? Questo per dire che è veramente difficile oggi approcciarsi a questo tipo di mercato senza essere fisicamente spelati vivi dal punto di vista monetario, no? Però ripeto, per fortuna esiste questo mezzo meraviglioso che si chiama internet, che tutto sommato ci avvicina anche tutti un po', per cui assolutamente, virtualmente un domani chiunque potrebbe trovare un modo di scrivere a Foffo Bianchi dicendo Foffo Bianchi, ma se adesso dovessi comprarmi un giradischi, cosa dovrei comprarmi? Non scrivete a Foffo Bianchi una cosa del genere, però vabbè. Sì, perché vi manda a cagare, però, e avrebbe anche ragione, no? Però cioè, virtualmente è fattibile. Scrivetegli casomai qual è la razza chianina che devo, di bistecca e come la devo cuocere, e lei è più contento. Vai Yuri. Sentite, io appunto quello che volevo dire, e passo la palla a Yuri con questo, è che alla fine quello che ho sperimentato anche sulla mia persona è vero che ci si fa prendere anche poi dalla spesa, al voler migliorare eccetera, intanto di farla una cosa per volta, un componente per volta, assaporarselo, passare mesi e vedere un attimo, ma la cosa più gratis che potete fare gratis e cominciare a sistemare al meglio possibile quello che già avete, ed è quello che stiamo cercando di fare anche con l'aiuto di Yuri, vero? Mi confermi? Sì, perché in realtà non è che ovviamente tanti hanno, come dicevi giustamente prima, ereditato dai genitori a diverse apparecchiature. Io per esempio ho delle casse, poi negli anni mi hanno regalato un piatto, io poi non sono un super ascoltatore di vinili, anche perché preferisco ascoltare la musica qui in studio ed avere il mio ascolto in studio, che è più godereccio delle casse che ho in camera da pranzo, no? Proprio per fare riferimento poi all'ambiente dove metti l'impianto hi-fi, e di cui poi parlavamo l'altro giorno, perché quando eravamo ragazzini poi comunque sentivamo i dischi a casa degli amici e le casse erano messe ovunque, quindi affiancate una sopra l'armadio, quindi non c'era ancora neanche nel momento appunto della vendita massima dei vinili una vera situazione di ascolto a casa degli altri. Però in questo momento tra il mercato dell'usato, tra quello che possiamo rimediare, alla fine è possibile avere a casa un buon ascolto del vinile senza dover spendere cifre folli. Io chiaramente ho messo la mia pietra miliare, questo è il disco che io adoro più in assoluto della mia vita, quello che mi porto sull'isola deserta, solo questo, ed è un disco tutti. Sì, esatto, ed è un disco che ho ascoltato in vinile in tutte le sue reminiscenze, quindi dagli anni 70 che ce lo avevo fino ad oggi che l'ho ricomprato 1000 volte, fino alle edizioni cofanetti, edizioni speciali, demo, tapes, cioè l'ho riascoltato in ogni modo e salsa possibile, e devo dire che ho ritrovato un buon vinile ultimamente proprio grazie al remastering di Grudman, che appunto è quest'album qua, questa versione, sì. Ed ho riassaporato il disco in maniera molto molto più elegante e raffinata di quanto potesse essere lo stesso disco degli anni 70, perché poi anche le varie ristampe, soprattutto i master cutting degli anni 80 e tutto ciò che arrivava, soprattutto sul mercato italiano, era infinitamente infimo, per cui chiaramente sì, lo ascoltavi, però quando poi sentivi la cassetta era più figa, cioè effettivamente suonava meglio del disco. In generale do questo consiglio, così prendetelo e portatelo a casa. Ecco, se dovete andare a cercare un vecchio remaster, diciamo che gli anni 80 non vi dico che potete saltarli a pie pari, parlo di remaster di dischi più vecchi, ma insomma hanno fatto diversi... hanno fatto diversi arrosti. Andrea, e questa cosa mi porta da te. Aia, perché io ti vorrei stradare sulla stessa domanda che ho fatto agli altri, ma vorrei, però me lo devi riuscire a sintetizzarmi questa cosa, e so che tu lo puoi fare. Vai, ci provo. Ma quando si va a comprare un dannato disco, sì, togliamo, vabbè, prendo il remaster come quello che ha fatto vedere Yuri, vado sul sicuro, ci ha lavorato Bernie Grundman, sono quei nomi che circolano, lui, Steve Hoffman, Kevin Gray, quando sentite questi nomi andate sul sicuro. Ma se vado un po' più indietro, è una giungla, paese di produzione, anno di produzione, ma chi sì, cioè, è una come ti sei fatto le ossa in questa cosa? Ma è per mera esperienza diretta, però ti dico questo, e mi rilego un attimino al discorso appena fatto. Io la vedo in una cosa un pochettino più a tutto tondo e non a compartimenti stagni, ok? Cioè ti dico che la musica, come posso dire, è una cosa che vince su tutto, al di là del supporto e della questione. Ora noi stiamo analizzando l'argomento vinile, quindi è giusto toccare anche questo argomento. Diciamo che non mi sono mai fatto domande fino a che non, cioè nelle stampe italiane che circolavano in casa di dischi stranieri. Poi mi è successo per errore nella mia adolescenza, ho la fortuna di non, come posso dire, di non aver mai smesso di comprare vinili, anzi ora sono tornati tra virgolette in moda, la cosa mi infastidisce perché sono saliti i prezzi, però sì. Mi è capitato per errore di comprare, in una delle mie prime esperienze in Inghilterra, quindi comunque erano sempre gli anni 90, di comprarmi dei vinili e scoprire con orrore che avevo preso un paio di doppi, ok? Quindi un disco delle Zeppelin, un disco di Queen, che in realtà già avevo, ok? Non volutamente, e mi è capitato di ascoltarli appunto e di sentire qualcosa di... cioè, è diverso, cioè c'è della diversità. Ripeto, sto parlando di... avevo 16 anni, quindi già capisco molto poco adesso, figurati all'epoca. Facendo, come diceva Piero, il discorso di una B, cioè di ascoltare, ho capito che c'erano delle variazioni, e poi piano piano è venuto fuori che c'è un mondo, ci sono appunto le persone che lo fanno, c'è il discorso delle copie master, c'è discorsi, ci sono le mescole viniliche, perché fino agli anni 70 i dischi americani suonavano particolarmente bene, poi sono un pochino scesi, perché quando sono andato la prima volta in Giappone, a Tokyo, sono tornato con una valigia che all'andata non avevo, perché l'esempio che faccio sempre di riferimento è prendere un'ottima copia americana di Nightfly di Donald Fagen, che è ottima, una prima stampa americana e poi prendere una prima stampa giapponese e tu dici mamma mia, cioè è una cosa abbastanza normale. Però dico... Aggiungerei che a volte è una questione di culo, perché, e questo purtroppo nelle stampe vecchie non si può sapere, diciamo nelle stampe limited edition almeno c'è la numerazione, ma se becchi la stampa che è stata tra le prime pressate, diciamo, dallo stamper, di solito suonano meglio. Se certo, becchi la 500esima, o addirittura chi ne fa anche, di solito 500 dovrebbe essere, insomma, il limite di qualità, c'è chi ne fa 1000 eccetera, se arrivi 999 hai preso praticamente la polvere rimasta sullo stamper più qualche hai messo il dito nella piaga, caro Salvatore, perché è importante sapere se hai comprato un disco delle prime 5000 o un disco delle seconde 5000. Addirittura ci sono casi in cui i dischi, il morse viene sostituito dopo 20-30.000 copie, per cui le differenze sono tangibili. Certo. Quindi quello appunto sono tanti fattori, come posso dire, avendo la fortuna di girellare abbastanza, diciamo, se ho la possibilità di comprare un disco americano, giapponese o appunto olandese o tedesco, magari preferisco, però come posso dire non è il motivo che mi ha fatto appassionare al vinile. Il motivo per cui mi ha fatto appassionare al vinile è un altro, cioè sono altri, ecco. È una questione appunto un po' di fortuna e un po' di conoscenza, ma insomma appunto ci sono altri passaggi a cui appunto l'ascolto è una cosa importante. Leggevo un commento, scusami Salvatore, leggevo un commento molto, molto a mio avviso centrato, cioè si spende 1.000 e più euro per un cellulare che ha una vita media di 3 anni, si può spendere la stessa cifra che garantisce comunque un'esperienza di ascolto veramente decorosa, ok? Che ci si può assolutamente stare e dura. Cioè, l'impianto che ho a casa è operativo dall'81, quindi da 2 anni più di me, ecco, mettiamola in questa maniera. Direi che è un investimento che si può fare, ecco. E poi quello che appunto volevo puntualizzare, dopodiché parto con l'ultima domanda e chiudiamo perché fra un po' veramente siamo alla mezzanotte, e che appunto il discorso del disco in vinile, la bellezza anche e non è il disco in sé, non è se l'ascolto è migliore o peggiore, non è quello, è il mondo che ci gira intorno, che è una costante ricerca. Posso fermarti? Perdonami, sì. Ma guarda, hai detto bene, hai detto benissimo, e mi lego al discorso che ha detto Foffo. Posso condividere una mia esperienza, ma che riassume questo discorso. Certo. Il mio primo disco preferito, ok, alla tenera età di 4 anni, era, guarda, lo prendo perché l'ho qui, era questo simpatico disco dei Jet, ok? Ciao. Ma per quale motivo? Per questo, cioè... Lo so. Ce l'ho anch'io, è bellissimo. Il discorso di un progetto a tutto tondo... ok, che parte sì dalla musica, va alla realizzazione, va a tutto quanto, ma nell'insieme c'è questo, ok? Probabilmente mi sono appassionato al vinile a 4 anni, non l'ho mai mollato per il, come posso dire, la figurina dentro. Questa è il mondo, ok? Io posso dirti... Vai. Chiaro, è più facile appassionarsi alla musica con una roba del genere che no con un file, ecco, questo mi sento in obbligo di dirlo. Io posso dirti che non rinnegano niente, perché io ho un regolare abbonamento a Tidal, quindi cioè, mi sembra che se pago qualcosa comunque la uso, e comunque cerco di... mi serve in qualche modo per ascoltare. Però per me, se uno mi chiedesse cosa rappresenta per te l'ascolto in vinile, non mi perderei neanche un secondo a dire perché la qualità, perché il problema... la mia vita è che è una continua ricerca, cerco l'edizione, cerco i credits, mi informo, la cultura e fai che mi sono fatto, esco di casa, vado in negozio, mi sono fatto gli amici negozianti, vado là, a volte stiamo un'ora a parlare e mi consigliano qualcosa che io neanche so, poi alla fine la compro, cioè non l'ho neanche sentita, la compro, la porto a casa, mi prendo il rischio e l'ascolto. Cresce la mia cultura musicale anche per questo, lo dicevo ieri in una diretta con l'amico Vince Carpentiere, il suo ospite, che appunto io spesso qui a Firenze ho quei 3-4 negozi, tra cui appunto il Twisted, che anche tu conoscerai, che è lo specializzato in jazz. Quando vado da Stefano, che è il proprietario, ci mettiamo lì, allora guarda, oggi questa settimana voglio sentire una cantante con questo timbro vocale che sia accompagnata così, e lui comincia a scartabellare e dire guarda, questo è uscito nel 78, questo è figo. La ricerca per tag vera è questo. Io non sto a casa sul divano a fare potrebbe 30 secondi fa schifo, un altro album 30 secondi fa non mi piace, me lo porto a casa e guardate, certe cose non le avrei mai apprezzate con i 30 secondi vediamo se mi piace, ed è quello che mi piace a me nel mondo, di questo mondo qua, non è la collezione, non è... cioè mi piace anche la collezione perché mi piace pensare che magari un giorno a un figlio o un nipote lascerò questa e non la password per accedere al mio account, però non è questo, è tutta la componente umana, e da lì siamo partiti e da lì torniamo, che ci gira intorno, e il vinile unisce le persone, è questo che mi piace a me, unisce le competenze, la cultura e le persone. Thomas, lancia la domanda finale. Sono pronto e armato fino ai denti. Il disco in vinile a cui non rinunceresti mai, uno solo, e non vale da Dark Side of the Moon per Yuri. Mi dispiace, te lo sei spoilerato prima, t'attacchi. Io partirei da Stefano, così che è un po' che non lo sentiamo, e vai col botto. Stefano, ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto finora, alla grande. No, faccio solo un paragone stupido che i vostri ascoltatori, che probabilmente, mi permetto di dire, sono un po' più giovani di noi, è la stessa differenza secondo me tra andare sull'Instagram degli Uffizi o andarci agli Uffizi, anche solo, cioè cazzo, no dai, non esiste vederti un Tiziano dal vivo vero, di cui puoi anche vedere il credito perché l'ha firmato lì nell'angolino in fondo a destra, che sulla cosa di Instagram non vedrai mai, è un'altra esperienza, senza contare quando si potrà ovviamente il fatto di appunto vedere anche le altre persone che si godono questa cosa assieme a te nello stesso tempo, nello stesso spazio, è qualcosa di meraviglioso. Detto dopo l'esempio stupido, il disco della vita 2 non è possibile, perché egoisticamente bisogna vedere quanto paghi. Attenzione, attenzione, però non è il disco della vita, è il disco in vinile a cui che non venderesti mai. Se qualcuno ti dice arriva a casa tua, no, ti do 3.000 euro adesso, così in contanti, 5.000, 10. Allora, disco in commercio o no? Quello che vuoi. Perché esiste una copia in vinile di Helter Skelter di 27 minuti che è gelosamente conservata nella casetta del sottoscritto. Quindi... Vabbè, che nessuno ha. Vabbè, ha già vinto, era... basta ragazzi, chiudiamo la diretta. Era la test pressing, non so più parlare, c'è un incidente in testa. Test pressing, grazie Foffo. Di Helter Skelter, quando si stava lavorando al White Album, appunto è stata trovata questa take che era onestamente, con tutto l'amore per i Beatles, una noia mortale, però appunto si era fatta per il Record Store Day, si era fatta appunto questo mix e questa stampa in vinile. Morale, si è fatta la stampa di test, è arrivata a Abbey Road, Jazz Martin mi ha detto tienila tu, e quindi quella rimane sempre e non la venderò mai. Spettacolo. Ottima risposta. Scegli tu, Salvo, la sequenza, vai. Andiamo in ordine alfabetico, dai. Andrea, tocca a te. Sta a me? Allora, da un punto di vista musicale l'ho detto prima e lo ripeto, che è The Dude, cioè il disco in vinile che mi sentirei di consigliare a chi vuole fare un'esperienza sonora. Metto quel disco lì, ecco, perché è magnifico, punto. Da un punto di vista invece affettivo, quindi un disco che devo tenere a costo della morte, no, appunto, ma uno solo ne devi dire, uno no, allora no. Musicale è quello, no? Dice, facile, lui sgrava sempre, capito? 12 dischi, no, si porta uno direttamente la colletta. Allora, uno. Musicalmente quello, diciamo a tutto tondo quello. Scusa Andrea, ti voglio dire una cosa per tua gioia. Sì? Uscirà credo a fine maggio. Okay. La ristampa di The Dude di Quincy Jones, rimasterizzata per la prima volta. Ma finalmente. Quindi la Warner lo sta tirando fuori. Sì, questa... Io mi chiedo perché si debba rimasterizzare The Dude. Perché questa sono usciti i plugin nuovi, Foffo. È la domanda per la prossima puntata, perché ragazzi, parliamoci chiaro, alcuni dischi non devono essere rimasterizzati, secondo me. Bisognerebbe dirglielo a Steven Wilson. Esatto. No, assolutamente, ragazzi. Ma che cosa vuoi rimasterizzare lì? Per farlo... Foffo, cioè, dai, ci sei, tocca a te. È come se si dovesse rifare l'annunciazione di Beatangeli, uguale. Ma, allora, io credo che ci sia una spiegazione. Allora, il discorso è che sono i master che le case discografiche hanno negli archivi, che sono dei master magari di pessima qualità. Quando intendo rimasterizzazione vuol dire che prendono i nastri originali, quindi non vanno a toccare il lavoro fatto all'epoca da Quincy Jones, prendono quel nastro lì, finalmente lo tirano fuori e poi lo rimasterizzano e lo mettono finalmente su un supporto degno. Quello si intende, non credo che vanno a toccare l'essenza artistica, perché il mix esso stesso fa parte del concetto artistico. Insomma, io non sono un ingegnere del suono, ma se fai un remastering, se fai un remastering, Marco, devi fare qualcosa che migliori l'originale. Ma sì, ma solo a livello del nastro già finito, cioè non vanno a toccare il mix. Allora Stefano, che ha lavorato il master, no, ma questo, c'è gente che gli sono venuti i capelli dritti, che hanno detto no, hanno toccato i master, quelli che hanno i capelli, mo non t'allargare. E quanta gente ha detto che non è impossibile, non si può fare. Ma ragazzi, ma anche i film della storia del cinema sono stati restaurati, come dicevo prima, fotogramma per fotogramma. Però oggi lo rivedi e dici madonna che meraviglia. E così anche nella musica, quindi bisogna avere il coraggio di dire che anche un master dell'epoca può essere rimasterizzato o comunque riqualificato per i sistemi che abbiamo oggi, cioè senza intaccare ovviamente quello che è l'essenza artistica che hanno fatto gli autori originali. Penso che se l'operazione viene fatta come le etichette che dicevo prima, cioè se l'operazione viene fatta in analogico, significherà, immagino, che dai nastri originali rifanno l'operazione di cut e poi appunto rifanno, diciamo, la nuova stampa, certo, eccetera eccetera, diciamo. Di Foffo, solito, diciamo, dipende chi se ne occupa. Il tuo disco che no... Wings, scusa, Michel Colombier. Scusa, vai. Michel Colombier è il disco che mi ha stravolto, che forse mi ha permesso di fare questo mestiere, questa professione. Questo non lo conosco, lo devo sentire. E mi dispiace per te che non lo... ma c'ho un bel pusher in famiglia ormai, c'è Salvatore là dietro, ogni giorno mi butta roba da sentire. Io scommetto che Andrea Pellegrini lo conosce, anche Stefano lo conosce. L'ho scoperto con te, Foffo, della verità. Ma è un disco rarissimo, cioè è una roba che la conoscono pochi, perché non è stato un disco che ha fatto successo da un punto di vista commerciale. È stato però solamente influenzato, esatto. È stato un trend per tutta la musica degli anni 70. Da un punto di vista... Salvo, ti prego, poi queste perle segniamole tutte nell'articolo o sulla descrizione. Aspetta, Foffo, aspetta. Dicevo, segniamole poi nell'articolo, nella descrizione del video YouTube, così anche chi poi ha visto la diretta o la rivedrà. L'elenco dei dischi scelti. Sì, pazzesco. Da un punto di vista del concept album, perché è uno dei primi concept album che sono usciti, ancora prima di Dark Side in the Moon, credo, ora dovrei vedere un attimino la datazione precisa, 71, però credo sia 71. Del 71 allora, dice Yuri, sì. Sì, sì. Prima, è del 71, per cui è questo, per cui lo eleggo come è il tuo disco assoluto, sì. Che non ce mai. Dove c'era Paul Williams? Allora io purtroppo Paul Williams certamente col, sì, col cantante che aveva fatto poi il fantasma del palcoscenico, ma pure Herb Alpert c'è anche. Herb Alpert, sì, la trombettista. Allora vabbè, io mi ero preparato Aqualong, però mi hanno surclassato prima con il disco che anch'io ricordo quando ero ragazzino, però vabbè dai, accetto volentieri, però io ti surclasso in un altro modo. Allora ho portato questo che è Crosby, sì, Stills, Nash & Young, che peraltro questa è la versione super deluxe che uscirà a metà maggio, che Madonna, che bombe che state tirando su stasera, ragazzi, che ha 4 CD più il vinile, che è stato, scusate, io quasi stasera mi vergogno a dire io ti odio, perché quella lì ce l'ho nella mia wish list, ovviamente, e tu ce l'hai già, ecco. Lo sai quanto ti odio io. Allora te la faccio rivedere. No, la cosa fantastica, e quindi qui entriamo proprio nel feticismo puro, no? Come un po' per il disco di Jethro Tull, anche questo nella sua versione originale aveva la copertina in cartone rigido, ok? E poi aveva le scritte in oro zecchino praticamente, quindi questo è stato completamente rifatto come il disco originale. Poi vabbè, all'interno c'è i 4 CD e un bellissimo booklet. Questo disco vabbè è inutile che lo presento, insomma, a parte che quest'anno io avevo in mente di proporre a Music Off una rubrica che si dovrebbe intitolare Giovani Cinquantenni o Magnifici Cinquantenni, non lo so, cioè tutti i dischi che quest'anno compiono 50 anni, ce ne sono una carrellata incredibile. Questo è un disco di una modernità ancora pazzesca, secondo me, certo. E io l'ho risentito oggi per la prima volta su questo vinile rimasterizzato. Sono andato a prendere il disco dell'epoca e non c'è paragone, cioè finalmente si sentono tutti gli impasti vocali, cioè hanno fatto un lavoro fantastico gli ingegneri del suono, quindi i dischi ristampati oggi, se fatti bene, suonano molto meglio dei dischi dell'epoca. Scusa, mi lancio in una cosa, poi magari troveremo la formula giusta in funzione di come Salvatore c'ha la rubrica. Io ti proporrei, visto che siamo tutti e due a Roma e non è difficile, visto anche se in questo momento è più difficile muoversi, se ti va di fare una puntata, ti la registro io, che di solito quelle in stile ti consiglio un disco le fa tutte Salvo, per presentare quel booklet, quel disco che hai appena visto adesso, così abbiamo un'anteprima, poi lo mettiamo in un format giusto dentro Music Off, è quello che può essere. E poi questa cosa, secondo me, i grandi 50, i belli dischi che oggi quest'anno compio 50 anni, farei contenta una cifra di gente, perché dentro Music Off ci sono tanti giovani, ma anche tanti diversamente giovani, che ci chiedono sempre di fare cose anche più per loro, quindi penso sarebbe una ficata interstellare. Beh, che parliamo capolavori della storia della musica, quindi comunque... Poi assolutamente concordo di fare degli incontri ogni tanto... Ti consiglio un disco su questo argomento, a me mi becchi, cioè hai detto una cosa che è un'idea fantastica, cioè ci avevo anch'io in mente, quindi Salvatore preparati, perché esce anche la versione super mega deluxe con mi sembra 6 LP, quindi un cofanetto, prepara i 200 euro e vai. Valeria, no, hai sentito? No. Valeria una delle edizioni è stata già prenotata. Va bene, andiamo avanti però. Yuri, scusa, in realtà ho saltato Yuri, che Yuri viene prima di Marco come ordine alfabetico, scusatemi. Vai Yuri, il tuo disco, però no The Dark Side of the Moon. No, è Dark Side of the Moon, cioè non ce ne stanno altri. Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, io non ce n'ho altri. Se vuoi vado a prendere tutte le edizioni che ho di là, i cofanetti vari, ma questo... Bene, in realtà non è neanche quello di prima, ne ha preso direttamente un altro, così sei a posto. Bene, allora Marco fatto, Piero vai. Sei muto Piero? Aspetta, ti smuto, vai. Grazie. Dark Side non possiamo dire. Nightfly è troppo inflazionato. Allora vado solo ed esclusivamente per una questione di affettiva. Il primo disco vinile che mi sono comprato, Somewhere in Time degli Iron Maiden. Ma io ti adoro, io ti adoro. Ancora prima di mettere il disco sul piatto ci ho perso una settimana a guardare tutti i dettagli di quella copertina. A proposito di crediti, no? Quella copertina è fondamentalmente, secondo me, un capolavoro di arte moderna, perché bravo, benissimo, 10 lode, a parte, vabbè, insomma, da buon metallaro amare gli Iron Maiden, ma poi quel disco lì è stato il primo disco che ho comprato in vinile. Sì, sì. Proprio io con i miei soldini, con la paghetta dei lavoretti del fine settimana. Che bello, me lo ricordo anch'io. Il mio primo è stato il Greatest Hits 2 dei Queen, che tra l'altro lo pagai uno stonfo perché era un doppio vinile, me lo ricordo ancora. E Somewhere in Time è stato il mio primo, secondo disco metal, cassetta, e il mio primo disco degli Iron Maiden, quello che mi ha fulminato ed è ancora oggi il mio disco preferito. Che, bello, ovviamente opinabile, perché so che i fan degli Iron Maiden poi sono molto, diciamo, estremisti su questo, da questo punto di vista, ma è il mio disco preferito, non c'è verso. I fan degli Iron Maiden, e lo dico da fan degli Iron Maiden, non capiscono un cazzo. Ragazzi, io sono curioso di sentire che sceglierà Silvano. Ah, quello a cui avevo accennato prima, io scelgo anche per una questione non solo affettiva, del concetto per il Bangladesh, soprattutto perché ho scoperto una cosa che mi ha lasciato veramente di stupore, no? C'è un pezzo in cui Eric Clapton e George Harrison suonano, e siccome sono un po' gigioni entrambi, cominciano a gigionare sulla corda della chitarra facendo degli arpeggi. Ringo Starr, che dopo lo scioglimento dei Beatles lì viene richiamato per fare questa esibizione, se ne accorge e con un giro velocissimo di rototom le richiama all'ordine e gli fa riprendere il prezzo secondo il ritmo. Questa è la genialità che mi ha colpito di più di questo disco. Fantastico, Madonna, spettacolo. È una delle più belle copertine della storia della musica, peraltro, anche, sì. Bene, ragazzi, questa sera, scusate, vedo che con piacere sono stati scelti molti dischi italiani nella nostra disamina. Sì. Io, ragazzi, non ho parole, è stata una serata incredibile, me la sono goduta tutta, seduto qua dietro a fare il braccio armato della diretta, ma è stata, secondo me, è stata una cosa storica, cioè mette esperienze come le vostre, trasversali e anche verticali, di questo livello, sono in adorazione quasi, una cosa stata pazzesca. Secondo me questo è un contenuto che rimane per sempre, io sono felicissimo di questa cosa, lo dissi pure a Silvano quando abbiamo fatto tutta quella serie di video con lui che si è prestato, l'abbiamo crepato un giorno intero per stare sulla graticola, e ha fatto una serie di perle bellissime, perché a me la cosa che più mi preme, una delle cose veramente dei motori di Music Off, è conservare la memoria delle cose straordinarie, visto che in Italia ce ne abbiamo tantissime, anche all'estero, ma noi siamo qui. Mi preme sempre tanto, con Salvatore abbiamo questa comunione di intenti tantissimo, di le eccellenze salviamole su un video, su una registrazione, su articoli, perché ovviamente nessuno è per sempre, però le cose che straordinarie, bello salvarli. Io sono felicissimo di questa serata, ho preparato anche un video di presentazione, siamo scassati, è stata una cosa stupenda questa cosa. Io vi ringrazio tantissimo, abbiamo fatto anche fare tardi e sono sicuro che qui toccherà fare la puntata 2, probabile, quindi armatevi di coraggio, lasciate i commenti su YouTube, le vostre domande, bravo, fate copia e incolla, sì, e lasciatele sotto il video YouTube appena finisce la diretta, andate sotto il video YouTube e la mettete là, e nei prossimi giorni cercheremo di darvi umilmente risposta. Poi uno non è che c'ha le risposte a tutto, si spera di dare almeno l'opinione migliore, ecco. Esatto. So di essere prolisso, ma cercherò di essere breve, quindi allora vai. Innanzitutto, per quel che mi riguarda, puntata 2, puntata 3, puntata 10, puntata 3000, visto che qua oggi abbiamo proprio appena scalpito la superficie, cioè ce n'è da parlare per anni. Ma lancio il carico da 11 invece, se vogliamo mettere in piedi una sorta di piccola rubrica, poi insomma mi direte voi come, quando e perché, e col benestare di tutti, del come si fa, no? Cioè ti spiego il concetto del triangolo equilatero, metti le casse lì, fai così. Io per quel che mi riguarda la disponibilità è totale. Stasera partono 10 rubriche nuove su Music Off. E poi un ringraziamento speciale a Yuri, che diciamo già ci ha stuprato martedì scorso con la sua diretta di How to Listen, che è questa rubrica in streaming che facciamo, stiamo cercando di farla con cadenza mensile, vediamo se ce la facciamo nei prossimi mesi a essere più precisi. E grazie tantissimo a Stefano, che non ci siamo mai incontrati. Cioè, tu per me sei un mito assoluto, sai quelli fichi che fanno le cose fighe all'estero, veramente sei straordinario. Comunque grazie tantissimo. Direi, anche a casa del Pelle. Sono a Empoli, sì, non sì, sono sì, all'estero, e manco so figo, quindi grazie a voi per avermi accettato all'ultimo. Sì, sì, tanto qui hai visto... Si respira aria di casa, ecco. Esatto, sì, è proprio... Mi sono pure tolto le scarpe, non dirlo al Pelle. Tra l'altro ricordo, prima che mi scordo, sappiate che comunque con Marco abbiamo, mi sembra nel mese di maggio, se non mi ricordo male, un'altra direttina in canna, di cui parleremo. Stavolta l'ho coinvolto e ho detto: Marco, però dobbiamo parlare ogni tanto anche dei dischi attuali. E parleremo di 3-4 dischi attuali che Marco sceglierà. Aspetta che vi dico anche che giorno sarà, giusto così per completezza. Sì, il calendario 7 maggio sarà. Io ho letto nei commenti una cosa che condivido. C'è una persona che ha chiesto di affidare il discorso dell'ultimo dell'anno a Silvano Ribiera, e io sono d'accordissimo. Sono assolutamente d'accordo. Il discorso alla nazione. Quella alla nazione, il discorso alla nazione a Silvano Ribiera io sottoscrivo. Foffo, cambio idea, dagli Iron Maiden a questo. Ah, è la roba. Zerolandia. Bene cari, grazie mille di essere stati con noi. Vi ricordo, se vi è piaciuta la diretta, se l'avete vista su YouTube, di mettere un like sotto al video e soprattutto di scrivere sotto alla diretta. Appena sarà finita si potrà inserire un commento, a parte un commento su com'è stata la serata per voi, ma se avete delle domande, come diceva prima Salvatore, scrivetele là dentro e ci premuriamo, io no, perché non è proprio questa la mia expertise, però che Salvatore e i nostri ospiti vi possano rispondere alle vostre domande nel limite del possibile. Grazie mille, buonanotte, voi rimanete qua così ci facciamo un salutino e ci vediamo... Non mi ricordo più che diretta c'è, non ho preparato la schermata, quindi ero talmente emozionato per stasera che è andata così. Buonanotte, aspetta che metto l'altra schermata, salutigno.